Gli passo nuovamente la parola, grazie. Sì, buongiorno. Buongiorno, scusate, qualche problema tecnico con la telecamera. Allora, dicevo, stavo introducendo un po' la giornata di questo appunto che riguarda il laboratorio di innovazione. Verranno trattati i risultati e le prospettive, no, di questo laboratorio. Il laboratorio nasce nel 2018, fortemente voluto dall'Istituto per rispondere a quelle che sono i nuovi fabbisogni informativi, quindi l'evoluzione della domanda nell'ambito statistico derivante dalle nuove fonti di dati, dalle quantità, dal proliferare dei dati ormai disponibili e dalle nuove tecnologie anche che sono a nostra disposizione. Quindi in questo ambito gli obiettivi strategici erano proprio quelli di migliorare l'efficacia e la qualità dei processi statistici in ottica di innovazione e di sviluppo della ricerca. In questa logica nasce appunto il laboratorio. Quello, diciamo, lo sforzo di innovazione che tutti gli istituti poi di statistica stanno sostenendo e quindi anche il nostro istituto è quello di comunque arrivare all'obiettivo di comunicare con maggiore forza quello che è il valore dei dati e quindi l'informazione intrinseca contenuta all'interno dei dati come un patrimonio comune per tutta la nostra comunità e quindi non solo a supporto delle decisioni, ma anche per rafforzare quello che è il legame tra gli istituti, il nostro istituto e la comunità e quindi i nostri stakeholder. L'obiettivo principale quindi di questo istituto è quello di dotare di questo laboratorio è proprio quello di dotare l'istituto di una serie di strumenti, quindi c'è il laboratorio di innovazione, ma ci sono anche i laboratori di ricerca tematica che in qualche modo investono nello sviluppo della ricerca in ambito economico, ambientale, sociale e demografico. L'obiettivo è proprio quello di creare un contenitore, un ambito nel quale i nostri ricercatori hanno la possibilità di dedicare del tempo alle attività di ricerca, quindi l'obiettivo è proprio quello di bilanciare la necessità di appunto avere una ricerca indipendente, una ricerca scientifica indipendente con quelli che sono i fabbisogni di produzione statistica. Questo è il bilanciamento che in qualche modo trova questo laboratorio come un ambito nel quale sviluppare questo tipo di attività. E quali sono le competenze? Poi le ho anche ricordate, ci sono le competenze metodologiche, le competenze tematiche fondamentali, ma ci sono anche quelle competenze di innovazione, perché poi all'interno di questo laboratorio, non ce lo dimentichiamo, noi siamo stati tra i primi ad investire anche in nuove tecnologie, non solo da un punto di vista di infrastrutture con l'utilizzo di GCPU, quindi CPU all'avanguardia. Ormai tutti fanno uso di queste CPU, ma all'epoca si cominciava a parlare di queste tematiche ed eravamo tra i primi appunto a mettere a disposizione dei nostri ricercatori questo tipo di tecnologia. E questo viene fatto in un ambito nel quale si possono appunto sperimentare metodologie, si possono sperimentare appunto approfondimenti tematici utilizzando queste tecniche innovative. E quindi quando si parla di innovazione, noi abbiamo chiamato laboratorio di innovazione perché era innovazione da tutti i punti di vista, quindi prendeva queste tre dimensioni, l'innovazione tematica, metodologica e tecnologica. Molto spesso mi capita quando si interviene nell'ambito di convegni in cui ci si pone la domanda: ma come si fa a sviluppare una competenza così alla frontiera? No? Perché poi considerare che il laboratorio va ad affrontare delle tematiche che sono spesso alla frontiera, nuovi approcci metodologici, tematici e tecnologici, no? Nuovi, quindi mai usati prima. Allora, io molto spesso rispondo con la risposta che ha dato il nostro istituto, cioè mettendo insieme dentro il laboratorio di innovazione queste tre dimensioni, queste tre competenze, perché poi sono delle competenze che in qualche modo trovano il modo di contaminarsi tra di loro, quindi di
Quindi il tematico che acquisisce competenze tecnologiche e metodologiche e viceversa. Quindi di fatto si creano dei gruppi interdisciplinari che sviluppano queste attività di ricerca che però poi hanno un aggancio molto stretto con quella che è la produzione statistica. Ce lo spiegherà poi molto bene dopo l'intervento di Gerarda Grippo. Che seguirà questa introduzione, c'è un'attività, appunto, un ciclo di vita di questi progetti che traguarda proprio la messa in produzione di nuove soluzioni statistiche. Quindi non è una ricerca fine a se stessa, ma è una ricerca che poi trova anche una sua collocazione molto pratica, proprio nella logica che dicevo all'inizio, cioè la logica di sfruttare le nuove fonti, le nuove tecnologie per rendere più efficace e più efficiente la nostra attività di produzione statistica. Lo diciamo anche questo molto spesso, i temi, diciamo, che sono un po' all'ordine del giorno e che devono affrontare gli istituti di statistica sono anche quelli della rilevanza. Noi abbiamo una comunità scientifica, abbiamo la disponibilità di dati, abbiamo la disponibilità di infrastrutture e di tecniche e quindi avere questo tipo di laboratori consente all'istituto di mantenere anche la propria rilevanza. Questo va sottolineato proprio perché dobbiamo essere tra i primi, proprio perché siamo un istituto di ricerca, a cavalcare l'innovazione e quindi attraverso la ricerca. Questo legame poi così stretto verrà tra l'altro illustrato molto bene anche da tutti gli interventi che seguono. Ci sono dei progetti molto concreti che hanno appunto completato quel ciclo di vita a cui facevo riferimento prima e che porteranno una serie di risultati che non solo illustreranno le innovazioni, no? Ma illustreranno anche poi i risultati risvolti sulla statistica che in qualche modo questi progetti portano. L'altra cosa fondamentale da sottolineare è appunto il tema infrastrutturale, quindi ci sarà anche un intervento successivamente di Mario Macarò, che illustrerà da un punto di vista tecnologico come questo laboratorio risponde ai fabbisogni appunto di ricerca di questi progetti. Il tutto poi si inquadra in un ambito molto ben strutturato, quindi noi abbiamo un piano triennale della ricerca tematica e metodologica che poi è lo strumento programmatico che orienta e organizza tutto questo tipo di attività, quindi dà coerenza anche a tutte queste attività che vengono svolte nell'ambito del laboratorio. Diciamo che concludo anche un po' con la visione che in questo momento abbiamo di questo laboratorio. Noi abbiamo avuto ovviamente dopo la pandemia un momento molto difficile che ha affrontato il laboratorio proprio perché non si poteva utilizzare anche il luogo, lo spazio fisico, no? Nell'ambito in cui sviluppare questi progetti, per cui anche lì c'è stato uno sforzo importante e corale da parte di tutti per accedere, diciamo, remotamente e quindi avere uno spazio virtuale, non fisico, ma uno spazio virtuale nell'ambito del quale sviluppare questi progetti. È importante dire però che l'istituto è impegnato in questo momento per ripristinare anche l'utilizzo dello spazio fisico. Quindi la direzione generale, le direzioni preposte allo sviluppo, diciamo, di questo ripristino sono fortemente impegnate e stiamo seguendo con grande attenzione questi lavori, proprio perché crediamo che lo spazio fisico poi riesca a creare quel momento in cui i nostri ricercatori possono dedicare il tempo che dicevo prima, il giusto tempo a queste attività di ricerca. Non ci dimentichiamo che siamo appunto un istituto di ricerca e per cui la ricerca è al centro dei nostri obiettivi e delle nostre attenzioni. Io non mi dilungo oltre anche perché ho visto che c'è un fitto programma di interventi, di progetti e quindi sarà molto interessante seguirli. Vi seguirò con grande attenzione e ovviamente il Dipartimento
DIRM, insieme ovviamente anche all'altro dipartimento DIPS, sono molto attenti alle attività che vengono svolte nell'ambito di questo laboratorio. Quindi, insomma, vi do i miei saluti e avvio un po' i lavori introducendo l'intervento che farà appunto Gerarda Crippo e Enrico Orsini, vedo sul programma, sul appunto il ciclo di vita dei progetti. Buon lavoro, buona giornata, io vi seguirò con grande attenzione. Grazie direttore. Incomincio con la condivisione delle slide, che il nostro intervento, come anticipava già il direttore Fedeli, si occuperà di descrivere il laboratorio innovazione e il ciclo di vita dei progetti. Nella parte iniziale della presentazione io mi occuperò di descrivervi il contesto generale all'interno del quale si muove la ricerca in istituto. Che cos'è il laboratorio innovazione? Molte cose il direttore Fedeli già le ha anticipate. Quali sono i suoi obiettivi e, a nostro avviso, i suoi punti di forza. Passerò poi la parola a Enrico Orsini, che vi parlerà invece del ciclo di vita dei progetti, della storia un po' delle call e degli auspicabili sviluppi futuri. Allora, la ricerca in istituto si muove in un quadro normativo assolutamente ben delineato, che si è delineato con l'approvazione del decreto legislativo 218 nel 2016, con il quale l'Istat rafforza la sua presenza all'interno del sistema della ricerca pubblica e infatti recepisce questo nello statuto, all'interno del quale la ricerca viene identificata come strumento finalizzato al miglioramento della qualità delle informazioni statistiche e ovviamente anche dei prodotti necessari per la produzione, lo sviluppo e la diffusione di questa statistica ufficiale. E c'è un chiaro riferimento nello statuto anche all'innovazione, quando si dice che le attività di ricerca sono finalizzate all'introduzione in questi processi dei risultati della ricerca metodologica e tematica, anche perché il laboratorio rappresenta un canale attraverso cui i risultati di questa ricerca possono essere veicolati all'interno dei processi di produzione. Quindi di fatto emerge che la ricerca non è il fine ultimo, lo sappiamo bene, dell'istituto, ma diventa comunque lo strumento essenziale per mantenere ed accrescere la rilevanza della qualità dell'informazione statistica prodotta e diffusa, nonché, ripeto, quella dei processi adottati sia per la sua produzione sia per la sua diffusione. Ovviamente questo quadro normativo ha un riflesso nella cornice organizzativa, ha una dimensione organizzativa forte che ritroviamo nella programmazione generale di istituto, ma in particolare nel piano triennale della ricerca metodologica e tematica, all'interno del quale l'attività di ricerca viene riconosciuta proprio come un valore fondante e uno strumento di crescita dell'istituto, ma anche e soprattutto del personale, strumento di crescita che deve essere perseguito in maniera strutturata ed organica. Di fronte a questa sfida, ovvero quella di perseguire in maniera strutturata ed organica, l'istituto risponde dal 2017 più o meno cercando di implementare un sistema complesso di infrastrutture per la ricerca, di cui il laboratorio Innovazione fa parte insieme ai laboratori per la ricerca tematica, al Comitato Consultivo per le Metodologie Statistiche, al Centro per le Trusted Smart Statistics, e tutto questo sistema di infrastrutture viene monitorato da un organismo interdipartimentale che è il Comitato per la Ricerca. Lo abbiamo chiamato complesso non perché sia difficile, ma perché richiede una forte interazione, forte e continua interazione sia fra le varie componenti del sistema delle infrastrutture, sia chiaramente tra queste infrastrutture e tutte le dimensioni organizzative dell'istituto. Il laboratorio perché è nato? Ve lo ha già anticipato il direttore Fedeli. Nasce per cogliere delle opportunità che vengono offerte dalla trasformazione digitale, dal proliferare dei dati. Di fatto gli istituti di statistica non sono corpi, enti inermi, ma sono fortemente in interconnessione con i sistemi sociali ed economici nei quali sono immersi. E quindi la comunità statistica non può non aprirsi a questa evoluzione per costruire nuova conoscenza e per rispondere anche a bisogni informativi emergenti che vengono da diverse tipologie di stakeholders.
Per riassumere questo, abbiamo riportato una frase con la quale Mariana Kotzeva, direttrice di Eurostat, ha aperto la 13ª conferenza di statistica quando ha detto che le statistiche ufficiali misurano la vita e quando la vita cambia devono cambiare anche le statistiche ufficiali, perché di fatto le statistiche seguono la vita. Che cos'è il laboratorio? Molte cose le abbiamo già dette, è un'infrastruttura per la ricerca realizzata per rafforzare il ruolo della ricerca e per dare impulso allo sviluppo e all'innovazione. È uno strumento per l'innovazione bottom-up, vuol dire che una volta che vengono aperte le call, tutti i colleghi possono proporre la propria idea per dedicare un tempo dedicato e specifico alla ricerca e valorizzare così le proprie competenze. Nasce nel 2017 come progetto strategico dell'istituto, viene inaugurato come luogo fisico nel 2018 e diventa proprio un ambiente che, attraverso infrastrutture tecnologiche dedicate, che vi descriverà Mario Magarò più tardi, supporta lo sviluppo di nuove idee. E qua arriviamo a quello che per noi è invece il valore chiave, il valore aggiuntivo che ha il laboratorio innovazione. È un luogo in cui si favorisce proprio un'esperienza collaborativa perché in questo luogo si integrano competenze e professionalità molto diverse con l'obiettivo comune di dare un contributo all'istituto in termini di innovazione. Anche in questo caso l'interdisciplinarietà dei team e un po' anche la trasversalità dei progetti riflettono quanto dice il nostro statuto, che ci ricorda proprio che l'attività di ricerca si realizza attraverso azioni programmate, e anche qui c'è un riferimento alla programmazione di istituto e quindi al complesso sistema di infrastrutturazione della ricerca, alle quali cooperano in maniera integrata gruppi di ricercatori e tecnologi che offrono le proprie competenze professionali diverse. Questo fattore di interdisciplinarietà emerge chiaramente ed emergerà anche durante gli interventi dei relatori successivi al mio, che descriveranno i singoli progetti, ma è emerso come un fattore chiave già dalla fase di progettazione del laboratorio e che poi si è mantenuto nella fase di realizzazione, di implementazione, di sviluppo e di funzionamento corrente del laboratorio. Quindi al laboratorio ha partecipato la DCIT per gli aspetti infrastrutturali che vi descriverà Mario Magarò dopo, ma la DCIT anche per gli ambienti legati a SharePoint. Sull'area intranet c'è un'area dedicata al laboratorio innovazione, per un canale MIT dedicato al laboratorio innovazione. Pensiamo al contributo della Direzione per la Comunicazione per l'organizzazione di eventi come quello odierno, per l'ideazione del logo, per tutte le campagne di comunicazione che hanno supportato per gli eventi del laboratorio, per l'area dedicata al laboratorio sul sito istituzionale e così via. Ma pensiamo anche alla Direzione Generale per gli aspetti della comunicazione interna o alla DICAP per l'allestimento e nella fase attuale per il ripristino degli spazi fisici dedicati al nostro laboratorio innovazione. Quindi è un'infrastruttura che si è aperta molto alle collaborazioni all'interno dell'istituto, ma nella quale si sono sperimentate collaborazioni anche con il mondo della ricerca esterno, quindi con alcune università, come vi sarà descritto nello specifico in alcuni degli interventi successivi. Questa interdisciplinarietà trova, come dire, applicazione anche in alcuni strumenti di governance di cui il laboratorio si è dotato. Vi è una task force che ha il coordinamento di CME e di CIT, ma che prevede appunto la presenza di una serie di colleghi che ciascuno offre il proprio contributo in maniera integrata per poter garantire il buon funzionamento del laboratorio. Vi è un'iniziativa di CME Laboratorio Innovazione per la gestione dei processi e l'iniziativa è a responsabilità di Enrico Orsini, a cui passo la parola per il prosieguo del nostro intervento. E intanto vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno, grazie Gerarda. Divido le slide. Ok,
E bene, proseguirò alla presentazione iniziata da Gerarda parlando un po' della storia del laboratorio innovazione, del business core che abbiamo messo in piedi per il laboratorio innovazione, concludendo poi con quelle che sono le prospettive. Allora, come potete vedere, sono state effettuate 4 call presso il laboratorio innovazione. Chiaramente, come citato dal direttore Fedeli, c'è stato un buco dalla terza call del 2019 e la quarta call realizzata nel 2023, ma praticamente i progetti proposti sono stati numerosi. Di questi ne sono stati selezionati solo alcuni in base ad alcuni criteri che vedremo chiaramente nel seguito della presentazione. E praticamente tutti questi progetti sono stati realizzati e conclusi, ma questo chiaramente non tutti sono stati conclusi con lo stesso grado di successo. I progetti che sono stati presentati tendenzialmente, ma non obbligatoriamente, seguono quello che è stato stilato nel 2017, il programma innovazione. E praticamente il programma innovazione definisce le aree di innovazione di interesse per le attività d'istituto e quindi evidenzia le nuove opportunità metodologiche, tecnologiche e di processo in relazione a quelle che poi sono le fasi peculiari di un istituto di statistica e quindi di processi statistici. Il ciclo di vita del progetto è ad oggi ben strutturato e definito e chiaramente a partire dalla chiusura della call prevede l'avvio dell'iter di valutazione dei progetti e la selezione dei progetti che sono disponibili. Questo avviene praticamente dal comitato ricerca, il terzo comitato ricerca, e il comitato ricerca è l'organismo di governance per la ricerca in istituto e nel contesto del laboratorio innovazione è quello che effettua alla fine sulla base della valutazione dei progetti la selezione finale dei progetti. E i progetti che vengono selezionati e sui progetti che vengono selezionati avviene una fase di, diciamo, vengono successivamente approfonditi con delle specifiche riunioni tecniche per delineare tutte le esigenze necessarie alla realizzazione del progetto. Quindi potete immaginare aspetti tecnologici, aspetti tematici, aspetti interdisciplinari e il tutto per costituire un team di risorse che poi sarà quello che si occuperà dello sviluppo del progetto. Più in dettaglio, il processo di valutazione ha come attori coinvolti noi responsabili del laboratorio di innovazione, i referenti informatici del laboratorio e, in base al progetto e alla tematica trattata nel progetto presentato, esperti metodologi, tematici e statistici. La valutazione complessiva tiene anche conto chiaramente della sostenibilità del progetto da un punto di vista tecnologico, della sua fattibilità in termini di competenze interne all'istituto ed è chiaramente un aspetto cruciale la funzionalità alla produzione statistica coerentemente con l'operatività e la strategia dell'istituto. Tra i criteri guida più importanti che posso citare che portano alla selezione del progetto ci sono chiaramente il grado di innovazione che questo può portare, il grado anche di maturità, perché un progetto può essere innovativo ma poco maturo anche nella sua presentazione, quello che ho detto prima, l'interdisciplinarità del team e la coerenza con il programma di innovazione che si è esposto precedente. Ribadisco che comunque tutto è finalizzato all'impatto sulla produzione statistica. E quali sono le prospettive future? Cioè dove dobbiamo migliorare e dove dobbiamo mettere più effort per migliorare ancora di più i prodotti che possono uscire dal laboratorio innovazioni. Innanzitutto definire una policy per la messa in produzione dei progetti governativi del laboratorio innovazioni. Come ho detto prima, non tutti i progetti sono arrivati in produzione, non perché magari non abbiano prodotto risultati interessanti per essere pronti per la produzione, ma magari semplicemente perché non sono stati presi in considerazione o è mancata, diciamo, la pubblicità di questi progetti. E infatti il secondo punto è la valorizzazione della diffusione dei risultati dei progetti di ricerca, tramite appunto pubblicazioni, seminari e workshop, e per esempio questo webinar nasce proprio per questa ragione.
Un altro aspetto importante citato dal direttore è il ripristino dello spazio fisico dedicato al laboratorio di innovazione. Ed infine ci piacerebbe abilitare alla collaborazione esterne, quindi quando parlo di collaborazioni esterne intendo altri ricercatori, altre università, altri enti pubblici, altri enti di ricerca, ma anche soggetti privati, perché in passato ci sono state richieste di collaborazione anche da soggetti privati. E io avrei terminato la presentazione e passo la parola al collega Mario Matarò. Scusate un attimo, mi introduco, scusami Mario, un secondo soltanto perché abbiamo dimenticato di ricordare ai colleghi che sono in collegamento che c'è uno spazio domande e risposta, quindi qualora avessero domande da porre relative agli interventi, relativi al funzionamento del laboratorio in generale, possono farlo, le raccogliamo all'interno della chat e poi saranno discusse alla fine di tutte le presentazioni. Grazie, scusatemi ancora. Gerarda, possiamo procedere? Certo, certo. Allora, salve. Allora, non so se vedete già la presentazione. Io sono Mario Magarò, responsabile dell'area infrastrutture della gestione del middleware all'interno della direzione informatica. Vi verrò, diciamo, a illustrare più o meno la storia della soluzione infrastrutturale individuata per il Labin, cercando di essere il meno tecnico possibile per non essere pedante. In queste brevissime slide che vi verrò a presentare, sostanzialmente vi farò un percorso, no, da dove siamo partiti e dove siamo diretti, facendovi verificare sostanzialmente, mostrare la soluzione che abbiamo individuato all'epoca, che continua a sostenerci, quindi un dettaglio sull'infrastruttura di riferimento, nonché uno schema concettuale sull'uso e la collocazione del medesimo laboratorio. E con Gerarda e Enrico, diciamo, ne abbiamo viste di cotte e di crude. Siamo partiti nel lontano 2017-18 e non vi sto ovviamente ad elencare gli N requisiti che abbiamo analizzato per poter, diciamo, implementare questo tipo di soluzione, ma mi sembrava opportuno, diciamo, estrarre i tre elementi fondanti che poi ci hanno, diciamo, segnato la strada e il percorso sulla scelta soprattutto tecnologica nello specifico. Quindi ci interessava, insomma, individuare un'infrastruttura che potesse essere altamente performante per i nostri colleghi ricercatori, al tempo stesso scalabile, perché logicamente, come faceva notare Enrico, i progetti non sono sempre nello stesso numero, ma possono essere anche in concorrenza molti, molti di più, e ovviamente avere una certa versatilità nell'utilizzo. Ovviamente ci interessava che questo ambiente fosse un ambiente isolato, tra virgolette, un ambiente che non avesse, diciamo, le connotazioni specifiche dell'esercizio di Istat, sia per garantire l'esercizio di Istat, perché quello è il nostro mondo principale, ma anche per lasciare una assoluta, sostanziale e indipendenza spaziale e computazionale al ricercatore, così da lasciarlo libero di poter svolgere i propri progetti in serenità, perché di fatto è consapevole del fatto che non sta toccando gli ambienti di esercizio dell'istituto, ma è diciamo circoscritto in quell'ambito.
e quindi evidentemente centralizzare in un'unica infrastruttura atomica l'intero ecosistema del laboratorio, al fine evidentemente di migliorarne la gestione operativa, ma come dicevamo ridurne quindi i rischi di interferenza da e verso l'esercizio di Istat. Dopo diverse analisi, soluzioni e progettualità, abbiamo individuato la soluzione delle soluzioni. A quell'epoca era, oggi si inizia a parlare di infrastrutture iperconvergenti che sostanzialmente racchiudono in un unico blocco tutti gli elementi tipici di un'infrastruttura, cioè le CPU, le RAM, i dischi, no? La rete, cioè costruisce in un unico una risorsa completamente integrata, software centrica. Questa modalità ci ha permesso quindi di creare dei cluster cosiddetti, generando sostanzialmente un virtual data center preposto esclusivo al soddisfacimento delle esigenze della BIN, portandoci sostanzialmente a individuare questo genere di soluzione. Come diceva all'inizio il direttore, l'introduzione delle GPU a quel tempo, oggi se ne parla perché l'intelligenza artificiale ne fa un uso piuttosto importante e quindi se ne parla in maniera piuttosto diffusa, ma a quelle epoche effettivamente era estremamente innovativo questo genere di introduzione. E sempre sulla medesima tecnologia, quindi abbiamo basato questa introduzione sfruttando quindi l'hardware e software di riferimento, accelerando i workload che venivano posti in essere all'interno del laboratorio, accelerando enormemente i valori di computazione grazie alle GPU, ma soprattutto di lettura e scrittura su disco, visto che questa infrastruttura possiede dei dischi a stato solido ad alta velocità, che sono sostanzialmente l'uso della GPU e un alto livello di I/O fondanti per supportare tutte quelle progettualità che sfruttano il calcolo parallelo. Vedi il machine learning, vedi il deep learning. Ricordo ancora il progetto, Enrico e Gerarda ricorderanno con me certamente il progetto del riconoscimento del verde urbano, l'analisi del verde urbano, quindi andare a fare un'analisi sulle foto aeree di alcune zone su determinati comuni, andare a discriminare l'accrescimento o la diminuzione del verde urbano nei diversi anni di riferimento. È stato sicuramente un progetto che ha visto fortemente stressato questo tipo e questo genere di tecnologia, che ha supportato il buon esito quindi di questo eccellente progetto. E non mi dilungo molto ovviamente sulla tecnologia specifica, ma vi vado a rappresentare più o meno, diciamo, a grandi linee il contesto generale della tecnologia all'interno del nostro ecosistema Istat, e ho suddiviso in buona sostanza le zone, qui ho messo la stellina, il cuore, il mondo, dove di fatto la stellina intende la zona di accesso al servizio di LabIN. Il cuore è ovvio, il cuore è il nostro laboratorio per l'innovazione, e il mondo rappresenta sostanzialmente tutta la nostra zona di esercibilità dell'istituto. E qui andate a vedere anche dei mattoncini e dei semafori, perché è ovvio che vanno protette le diverse zone, ma vanno abilitati i flussi necessari, perché è ovvio che se io ho un progetto di web scraping, per quanto io posso e voglio isolare l'ambiente dell'Innovation Lab, il dominio su cui dovrà andare a fare web scraping evidentemente dovrà essere esercibile, perché altrimenti il progetto va non va come vorremmo.
per cui ci sono via via ad ogni wave di riferimento della BIN una serie di accorgimenti e di allestimenti che vanno fatti funzionalmente alle richieste che i diversi team di ricerca ci vanno via via facendo, quindi non solo allestimenti tecnologici dal punto di vista dei software e delle dotazioni, ma anche, perché no, anche l'abilitazione a determinati flussi da e verso. E entro quindi nello specifico nella zona d'accesso. La zona di accesso era ed è uno spazio fisico dedicato a condividere anche con i diversi colleghi che lavorano i diversi progetti, le proprie esperienze, i propri skill, quindi è sempre stato per noi effettivamente una zona importante, perché lavorando insieme e vedendo le diverse particolarità dei singoli progetti si cresce anche stando nello stesso luogo fisico. E, come diceva il direttore, nel 2020 ovviamente ci siamo dovuti inventare barra adeguare questa zona di accesso. Qui vedete una casina, che è una casetta che sta ad indicare sostanzialmente che la zona di accesso è fruibile anche da chi è in smart working, perché è evidente che da quel momento in poi abbiamo dovuto evolvere questo tipo di condizione rispetto ai precedenti tempi, dove effettivamente l'accesso era esclusivo dalla zona Blue Sky. E la zona cuore è l'ellisse rosso. L'ellisse rosso, con il nostro cuoricino, individua sostanzialmente la zona vera di Innovation Lab, che risiede su quelle macchine che vi facevo vedere poc'anzi, quei sistemi altamente performanti, dove vi è in buona sostanza sia una zona di desktop virtuale, dove ci sono tutte le dotazioni informatiche prodromiche che ha la fruizione di attività desktop oriented, tra virgolette, e poi c'è anche una zona fruibile dal medesimo desktop, che è detta anche una zona server, dove effettivamente magari c'è necessità di far girare dei batch, dove c'è necessità di far girare dei programmi, vedi per esempio l'uso delle GPU, è tipico di questo ambito. Perché ci sono delle forti integrazioni con l'hardware per far elaborare queste grosse mole di dati, database e quant'altro. Quindi anche questa zona, come dicevo, viene via via allestita durante le diverse wave che si susseguono all'interno dell'Innovation Lab. Sulla destra vedete il nostro mondo ISTAT, dove il nostro mondo ISTAT è indipendente in buona sostanza dall'ambito dell'Innovation Lab, ma eroga verso l'Innovation Lab i servizi di base, come si suol dire, però non c'è interferenza. Per noi questa è stata una grande sfida per garantire al ricercatore una fruibilità dell'Innovation Lab in sicurezza. In sicurezza si intende che io, ricercatore, se voglio fare delle attività importanti, anche di offuscamento di dati, cancellazione di dati, devo essere sicuro e tranquillo che non sto andando a intaccare il nostro patrimonio, ma è una zona, per l'appunto, scissa e via via sempre allestita a secondo delle esigenze. Io, diciamo, vi ho descritto tutto ciò che è l'Innovation Lab, su come ci evolveremo, come diceva Enrico e Gerarda, sostanzialmente next step sarà quello di poter rendere questo servizio magari fruibile anche a terzi, tra virgolette, quindi magari innescare dei progetti di ricerca interoperabili magari con soggetti come università o altro, per fargli utilizzare anche questo genere di tecnologia che ISTAT ovviamente ha pensato prioritariamente per i propri ricercatori.
E detto ciò, io diciamo ringrazio tutti per la pazienza che avete portato in questi 10 minuti. Lasciatemi ringraziare ovviamente il team di supporto che ha supportato la progettualità e continua quotidianamente a garantire la fruizione dell'Innovation Lab. Non faccio nomi, li ho descritti e segnati qui, quindi li ringrazio tutti perché ogni giorno effettivamente non bastano le risorse tecnologiche, perché senza le persone di fatto questi tipi di progetti non prenderanno mai il decollo, ma noi abbiamo al nostro interno la fortuna di avere fior di professionisti che ci aiutano. E ci ho premesso, vi saluto tutti, vi ringrazio, passo la parola a Valeria Tomeo che vi presenterà l'utilizzo delle nuove fonti. Buona giornata. Ciao a tutti, grazie Mario. Passo alla condivisione io della mia presentazione. Ditemi se vedete qualcosa. Sì. Ok, sto caricando la modalità presentazione con calma, dovrei riuscirci, eccomi. Vedete, sì. Ok, allora, io vi presento oggi i risultati di questo progetto che abbiamo appunto sviluppato all'interno del laboratorio innovazione e che aveva l'obiettivo di recuperare e di analizzare i dati contabili delle note integrative dei bilanci d'impresa e diciamo tra gli obiettivi c'era anche ovviamente quello di utilizzarle, valutare il loro utilizzo nella stima degli investimenti. E io sono Valeria Tomeo e sono in forze alla direzione delle statistiche economiche del servizio delle strutturali. Al progetto hanno partecipato anche Antonio Reguano di Contabilità Nazionale, che vi presenterà anche lui, diciamo, contribuisce con me a presentarvi questo progetto oggi, e Massimo De Cubellis e Donato Sum e Roberta Variale, che adesso è prestata all'università ma che insieme agli altri faceva parte della direzione delle metodologie. E io vi parlerò di come abbiamo estratto appunto l'informazione da questa nuova fonte e appunto dei principali risultati che abbiamo ottenuto dall'analisi dei dati, e Antonio invece vi presenterà in che modo questa fonte insieme ad altre sono state utilizzate per stimare gli investimenti, quindi i risultati che abbiamo ottenuto e anche quelli che stiamo portando avanti. E nell'ambito delle statistiche strutturali delle imprese, le fonti amministrative sono già ampiamente impiegate da diversi anni, e in particolar modo appunto quelle contenute nei bilanci delle imprese sono appunto ampiamente utilizzate, soprattutto quelle del conto economico, e restano però escluse le informazioni contenute nelle note integrative e allegate ai bilanci, e in particolare nelle note integrative è contenuta l'informazione relativa alle acquisizioni di mobilizzazione, i cosiddetti investimenti nella contabilità d'impresa, e attualmente quindi la stima degli investimenti si basa sui dati raccolti attraverso due indagini: la rilevazione sul sistema dei conti delle grandi imprese SCI, che è un'indagine censuaria su tutte le imprese con oltre 250 addetti, e la rilevazione sulle piccole e medie imprese sull'esercizio di arti e professioni, cosiddetta PMI, campionaria su imprese con meno di 250 addetti. Qui potete vedere appunto in che modo sono presenti le informazioni sulle acquisizioni di mobilizzazioni, quindi gli investimenti, distinti tra materiali e immateriali, a seconda della tipologia di bene a cui si riferiscono. E potete vedere quindi la struttura delle note presenti in nota integrativa e sui questionari dell'indagine PMI e SCI. Sono informazioni che sono diciamo allineate, e in alcune c'è un livello di dettaglio maggiore rispetto alle altre, però ci sono delle criticità. Quindi nel questionario dell'indagine PMI, ad esempio, manca la voce delle mobilizzazioni in corso a conti, e manca anche la voce, diciamo, residua degli altri beni, mentre sono presenti soltanto il dettaglio di alcuni di cui.
Nella componente delle mobilizzazioni immateriali succede, diciamo, l'opposto per quanto riguarda invece appunto le altre mobilizzazioni immateriali, che sono molto più dettagliate sulla nota integrativa. L'Istat acquisisce questa fonte, quindi i bilanci, da Infocamere, che è l'ente che gestisce la banca dati delle Camere di Commercio, e consiste questa fornitura in oltre 900.000 bilanci con note integrative allegate. E le società di capitali sono obbligate a depositare i bilanci e note, quindi in un particolare formato. Alcune società restano escluse da questo obbligo, ma ve ne parlerà meglio Antonio dopo. E l'XBRL è un formato, è uno standard informativo internazionale, appunto, è un linguaggio basato su XML ed è utilizzato prevalentemente per, appunto, per lo scambio di informazioni contabili, ed è in sostanza un file dove i dati sono etichettati con una particolare codifica, quindi ad ogni informazione è associato a un'etichetta, un tag. E qui potete vedere il flusso del che descrive appunto il processo di estrazione dei dati, delle informazioni, quindi dalla fornitura. La fornitura consiste in file CSV e XBRL. Sui file CSV sono contenute informazioni di riepilogo, ma anche le informazioni sul conto economico dell'impresa e dello stato patrimoniale. Questa diciamo, la procedura già presente in Istat è proprio quella che consente di estrarre l'informazione da file CSV, ma non era mai stata appunto implementata una procedura per estrarre l'informazione direttamente dall'XBRL, ed è quello che abbiamo fatto all'interno del laboratorio. E la procedura è stata sviluppata in Python e sono state diciamo, abbiamo rilevato alcune criticità, quindi c'erano alcuni file non leggibili, quindi che presentavano degli errori tecnico-informatici, che sono stati poi risolti con una procedura di recovery che ha consentito di ripristinare l'usabilità dei file. Sono stati estratti soltanto i file delle imprese presenti nelle indagini PMI e SCI, perché comunque l'informazione sulle note è molto ampia. E sono stati estratti poi i tag di interesse dall'XBRL. I tag sono quelli che abbiamo visto negli schemi precedenti. Quindi il risultato dell'integrazione fra la fonte, quindi delle note integrative, e i rispondenti all'indagine è stato un dataset di oltre 21.000 imprese. L'anno di riferimento che abbiamo considerato è stato il 2017, perché avevamo già a disposizione chiaramente i risultati finali, quindi con le stime ed era possibile effettuare un confronto. E qui vi ho riportato, diciamo, il confronto che abbiamo fatto, quindi abbiamo misurato il grado di coerenza fra quanto hanno risposto, tra quello che l'impresa ha risposto appunto nei questionari di indagine e quanto poi era presente nelle note integrative, entro un intervallo di tolleranza del più o meno 5%. Per quanto riguarda le mobilizzazioni materiali, quindi le colonne sulla sinistra, le barre sulla sinistra, possiamo vedere che il 62% dei valori monetari indicati dalle imprese rientrano in questo range del più o meno 5%. Per quanto riguarda la componente delle mobilizzazioni materiali, la percentuale sale al 64%. Non c'è grossa differenza tra PMI e SCI per la componente immateriale, mentre per le mobilizzazioni materiali vediamo che la quota di congruenza per l'indagine PMI si ferma al 46%, mentre sale al 69% per quanto riguarda SCI. E chiaramente diciamo, le ragioni di questa incoerenza risiedono sicuramente nelle differenze nella struttura di rilevazione dei dati. Quindi abbiamo già visto che per la componente materiale nel questionario di PMI mancavano alcune voci relative agli altri beni o alle mobilizzazioni in corso a conto, e anche per la componente immateriale c'era un diverso schema di rilevazione, soprattutto per la componente appunto delle altre mobilizzazioni immateriali. E poi sicuramente, diciamo, sono possibili errori di misura, quindi anche di compilazione da parte delle imprese, o valori pari a zero in una delle due fonti. Succede più spesso però appunto che abbiamo trovato l'informazione sulle note integrative e non nel questionario di indagine. A questo punto passo la parola ad Antonio, che vi descriverà in che modo appunto abbiamo inserito, utilizzato questa fonte nel processo di stima degli investimenti. Sì, buongiorno a tutti. Quindi io mi riallaccio a quello che vi ha raccontato finora Valeria, e
Se puoi ritornare sulla slide, perché diciamo si vede. Aspettate un attimo. Ok, allora, oltre quindi alle indagini SBS e appunto le note integrative estraibili da XBRL, sugli investimenti è possibile trovare altre informazioni, diciamo partendo da altri archivi amministrativi. In particolare abbiamo i bilanci e le note integrative IAS, che sono quelle compilate dalle imprese che seguono, diciamo, degli standard di contabili internazionali, e poi abbiamo le dichiarazioni IVA gestite dall'Agenzia delle Entrate, dalle quali è possibile desumere una proxy degli investimenti, che è la voce spese per beni ammortizzabili. A partire poi dallo stato patrimoniale dei bilanci, anche è possibile calcolare una proxy degli investimenti, che è data dal delta degli stock presenti in due annualità contabili. Quindi questa è, diciamo, un po' la mappatura molto veloce delle fonti disponibili. Ora, in questa slide invece volevamo un po' farvi vedere come, diciamo, ci siano delle differenze concettuali tra le variabili obiettivo e le variabili invece desumibili da questi archivi amministrativi, e quindi con delle differenze in termini di coerenza concettuale. Allora, per noi la fonte note integrative XBRL è quella più, diciamo, più coerente con la nostra variabile obiettivo, e come vedete, diciamo, nella colonna coerenza concettuale noi ci abbiamo messo totale. Invece, relativamente alle altre fonti amministrative, e quindi alle variabili desumibili da tale fonti, diciamo, abbiamo invece una coerenza parziale, dovuta a differenze definitorie, che quindi, diciamo, vanno considerate poi in termini di quando vengono poi messe nelle procedure di stima. Poi, se possiamo passare all'altra slide, diciamo, qui abbiamo messo un po' in risalto la copertura delle fonti rispetto all'archivio Asia. E quindi, come potete vedere, oltre l'80% delle imprese è almeno collegata a una di queste fonti, che è prevalentemente quella delle dichiarazioni IVA, che ha una copertura molto alta, perché oltre a essere rilevata sulle imprese non di capitale, diciamo, copre anche quelle di capitale, quindi riesce ad ottenere questo valore così alto. Invece, se poi andiamo a stratificare i dati rispetto alla classe di addetti, vediamo che sotto i 250 addetti, che quindi sarebbe l'universo di PMI, circa il 63% delle imprese ha solo una fonte di riferimento, e invece, se andiamo a vedere l'universo di SCI, che è quello oltre i 250 addetti, circa il 76% delle imprese ha almeno tre fonti, quindi ha una buona copertura. Ora, diciamo, se passiamo alla slide successiva, in questa vogliamo farvi vedere che attualmente, diciamo, quando il laboratorio è incominciato, c'erano due differenti procedure nella stima degli investimenti tra contabilità e statistiche strutturali. Allora, nelle statistiche strutturali, la sezione relativa agli investimenti veniva, diciamo, il trattamento degli errori e poi la mancata risposta, l'imputazione della mancata risposta, veniva tramite metodo da donatore. Invece, in contabilità nazionale, avevamo sviluppato, diciamo, in un progetto l'utilizzo di informazioni ausiliari derivanti da fonti amministrative per correggere i dati di indagine, e quindi avevamo proprio messo su un sistema, se possiamo passare alla slide successiva, su SCI, di controllo e correzione di imputazione. Diciamo, il processo quindi partiva da un editing selettivo, che individuava gli errori potenziali, come, e li stratificava tra influenti e non influenti, e su quelli influenti veniva poi fatto un controllo manuale,
e se il dato risultava da confermare o da correggere, diciamo, avviene il processo di correzione. Una volta corretti i dati degli errori influenti, poi si procedeva all'imputazione delle mancate risposte utilizzando queste fonti informative, che erano le note integrative, che all'epoca però erano estratte da una società, perché c'era un capitolato con CRIF che appunto estraeva le informazioni dalle note integrative, e poi una volta fatto questo, diciamo, quindi c'era la stima finale. Ora, passando ai risultati che abbiamo portato avanti con la BIN, quindi che se Valeria puoi passare alla slide successiva. Ok, diciamo sostanzialmente i risultati ottenuti all'interno del laboratorio, diciamo, si possono sostanzialmente, sono sostanzialmente tre. Il primo fa riferimento che appunto alla messa in atto di una procedura per estrarre le informazioni dal formato XBRL, in particolare alla parte relativa alle acquisizioni delle immobilizzazioni. Poi, diciamo, il risultato successivo è stato quello di armonizzare i questionari delle indagini, che fino a qualche anno fa, diciamo, tra SCIA e PMI, all'interno dei questionari c'erano delle differenze, diciamo, in termini di variabili rilevate. Quindi questa parte è stata armonizzata e adesso i questionari delle due indagini sono coerenti tra di loro rispetto alle voci rilevate, e inoltre questa armonizzazione ha cercato anche di rendere le informazioni, diciamo, rilevate da indagine coerenti anche con quelle contenute all'interno delle note integrative. E infine il terzo risultato è stato quello che appunto è stata avviata una task force sulle immobilizzazioni per mettere in produzione, diciamo, i risultati ottenuti all'interno della BIN. Se passiamo all'ultima slide, diciamo, la task force è organizzata in tre VP. Nel primo VP si sta procedendo all'acquisizione e al trattamento a livello informatico della fonte XBRL per la messa in produzione, quindi di un rilascio annuale di questo archivio con le informazioni estratte. Nel VP2 invece stiamo, diciamo, mettendo su una strategia di trattamento degli errori e delle mancate risposte parziali e totali per le indagini SBS, che utilizzano appunto le fonti amministrative che hanno informazioni relative alle immobilizzazioni. E infine nel VP3, diciamo, c'è l'ambizione, come dire, di estendere le variabili presenti all'interno del frame SBS, inserendoci le acquisizioni di immobilizzazioni in termini di capiconto, e poi anche procedere a sperimentare una stima delle voci di dettaglio delle acquisizioni di immobilizzazione a livello di specifici domini. Credo di aver, diciamo, concluso. E quindi vi ringrazio e passo la parola al collega Sandro Stancampiano. Buongiorno a tutti, ringrazio Antonio per la presentazione, condivido la mia. Il progetto che vi vado a presentare riguarda l'applicazione di tecniche di text data mining a supporto delle statistiche sul turismo culturale. In questo progetto, svolto all'interno del laboratorio innovazione, ho avuto il piacere di collaborare con Barbara Dattilo e Mariangela Sabato, che si occupano insieme a Mascia di Torrice dell'indagine campionaria Viaggi e Vacanze, indagine svolta all'interno della Direzione per le Statistiche Sociali e di Welfare nel Dipartimento per la Produzione Statistica. Ci ha aiutato dal punto di vista informatico Paolo Di Domenico, che svolge il suo lavoro all'interno della Direzione per le Tecnologie Informatiche. Il focus del nostro progetto era
orientato a capire come e in che modo possiamo integrare nuove fonti dati per misurare la soddisfazione del turista. Quindi andremo a vedere come attualmente viene misurata la soddisfazione del turista in relazione alla sua esperienza di visita nei quesiti di indagine. La nostra proposta per integrare fonti provenienti da social media che contribuiscono in modo decisivo a realizzare la reputazione web, quindi le opinioni degli utenti, come possiamo integrarle prendendole da nuove fonti dati, e andiamo a vedere come l'abbiamo realizzato, quindi la raccolta dei dati e la tecnica specifica di text mining che abbiamo applicato, che nella fattispecie è il topic modeling, e andiamo quindi poi a vedere brevemente quali sono stati i risultati e le prospettive future per questo progetto. Il concetto di soddisfazione del turista è un concetto che ci porta a andare a vedere come possiamo misurarlo sulla base di nuove fonti di dati. Attualmente le recensioni sono un strumento utilizzato da tutti, utilizzato per recensire sia servizi che come ristoranti, ma anche e soprattutto per recensire siti di interesse culturale e monumenti. Quindi abbiamo pensato di poter sfruttare una recensione che, come sappiamo tutti, è composta da un valore numerico che corrisponde alle stelle che noi assegniamo al posto, quindi alla esperienza che abbiamo vissuto in un determinato luogo, e da una parte testuale in cui andiamo a descrivere con maggiore dettaglio e con dovizia di particolari come abbiamo vissuto e quello che sono le nostre opinioni in merito al luogo visitato, in questo caso perché parliamo di patrimonio culturale, quindi di luoghi come musei, punti di interesse e quant'altro. Gli obiettivi sono chiaramente quelli di migliorare la tempestività dei dati raccolti, in quanto possiamo rivolgerci direttamente a fonti dati già presenti sul web che sono soltanto da estrarre e consultare. Parallelamente possiamo ridurre il burden statistico a carico dei rispondenti, perché praticamente andiamo a sfruttare informazioni che loro già hanno pubblicato, e quindi non dobbiamo andare a chiederle attraverso un questionario di indagine, e abbiamo voluto vedere se è possibile integrare per il momento questo tipo di informazioni. Chiaramente ci danno anche accesso ad un patrimonio informativo più ampio rispetto a quello raccolto da un'indagine campionaria, che per definizione può rivolgersi soltanto a un insieme, a un sottoinsieme dell'universo di riferimento. E un'altra possibilità che ci apre questa nuova fonte di dati che abbiamo verificato con questa ricerca è la possibilità di analizzare territori specifici e destinazioni mirate, soprattutto, quindi andare a porre la lente di ingrandimento su specifici luoghi di interesse. Attualmente l'indagine Viaggi e Vacanze, fin dal 2017, con vari aggiustamenti, rileva la soddisfazione del turista con una specifica batteria di quesiti che vanno ad indagare fondamentalmente due aspetti: la importanza, che uno di questi aspetti che vedete elencati qui, il paesaggio, l'ambiente culturale, l'offerta culturale, l'offerta di intrattenimento, la qualità dei servizi, che può essere declinata come qualità dei trasporti, qualità della ristorazione e costo della vita del luogo visitato, quindi qual era l'aspettativa del turista rispetto a questi argomenti, e se poi l'aspettativa che lui aveva è stata soddisfatta. Questo viene fatto attraverso l'indagine campionaria. Il nostro obiettivo era andare a verificare se anche nelle recensioni pubblicate, in questo caso abbiamo preso quelle pubblicate su Google Maps,
ci fosse la possibilità di portare in parallelo, diciamo, e capire se ci fosse una correlazione tra quanto emerge dall'indagine campionaria e quanto emerge dall'analisi delle recensioni pubblicate e analizzate con il metodo statistico che vi vado a descrivere. Abbiamo scelto di concentrare la nostra attenzione sulla città di Roma perché l'abbiamo ritenuta sempre, basandoci sui dati dell'indagine viaggi e vacanze, rappresentativa in quanto polarizza in gran parte la quasi totalità dei flussi turistici che vengono misurati dall'indagine riguardanti la regione Lazio e anche soprattutto per la sua importanza a livello nazionale. All'interno della città di Roma ci siamo concentrati sulle recensioni relative al Colosseo. Quindi abbiamo scelto il Colosseo come simbolo della città di Roma e come punto di inizio, anche limitandoci soltanto a questo punto di interesse per un discorso relativo ai tempi del laboratorio innovazione. Ma quello che abbiamo realizzato è comunque riproducibile e ovviamente generalizzabile anche su altri punti di interesse e un maggior numero di monumenti e, diciamo, patrimonio culturale che appartiene al nostro paese. Quindi è importante sottolineare che tutto quello che abbiamo realizzato è scalabile e si può riutilizzare a un livello più ampio, sia dal punto di vista territoriale, sia dal punto di vista del numero delle attrazioni che possiamo andare a monitorare con il framework che abbiamo messo insieme. Ci si poneva a questo punto una problematica relativa a come raccogliere i dati prima ancora di capire che modello utilizzare per andarli ad analizzare. Abbiamo colto l'occasione del laboratorio di innovazione per utilizzare lo strumento messo a disposizione da OpenAI, ChatGPT, per istruirlo e far realizzare a lui, delegare quindi all'intelligenza artificiale la realizzazione del software che ci ha consentito di interfacciarci con le API messe a disposizione da Google per scaricare queste recensioni. E quindi attraverso dei prompt successivamente raffinati siamo riusciti a far scrivere il codice direttamente a ChatGPT, con un lavoro anche di aggiustamento da parte nostra, chiaramente in alcuni punti. Una volta realizzato il software, lo abbiamo messo all'opera, quindi scaricato queste recensioni. Il software è stato scritto in Python perché ChatGPT ha a disposizione un interprete Python, quindi può già eseguire il codice e può fare dei primi test. Poi importi il codice, lo abbiamo fatto lavorare, ci siamo scaricati le recensioni, in questo caso relative al Colosseo, sulle quali poi abbiamo creato un corpus di dati in cui ogni recensione nel nostro universo rappresenta un documento che poi viene praticamente analizzato con le procedure classiche del text mining. Quindi si è trattato di preparare i dati, identificare le parole chiave e abbiamo puntato in questo caso su una classificazione non supervisionata, quindi ci siamo appoggiati al topic modeling, che è un metodo di classificazione non supervisionato. Questo è importante perché il nostro obiettivo è quello di automatizzare sia la raccolta dati ma anche l'analisi e quindi l'estrazione dei topic, degli argomenti che sono ricorrenti nelle recensioni degli utenti e andare a vedere se ci sono punti di connessione con quanto emerge dall'indagine viaggi e vacanze. E all'interno del topic modeling noi abbiamo scelto di utilizzare
il metodo matematico LDA, Latent Dirichlet Allocation, che fondamentalmente è implementato come uno degli algoritmi più comuni per quanto riguarda il topic modeling, e ci consente di estrarre gli argomenti maggiormente rilevanti trattati dagli utenti nelle recensioni. Le recensioni sono centinaia, migliaia, quindi è impossibile estrarre il valore aggiunto da queste informazioni leggendole tutte. Era necessario rivolgersi a un automatismo. LDA fondamentalmente ci consente di comprendere il senso latente di un corpus basandosi su due principi fondamentali. Ogni documento, quindi nel nostro caso ogni recensione, è una combinazione di argomenti, e ogni argomento è a sua volta una combinazione di parole. Quindi fondamentalmente l'algoritmo va ad assegnare ogni recensione ad un specifico topic, e quindi riusciamo a identificare e classificare quelle che sono le argomentazioni che vengono esposte dagli utenti. Il risultato è stato incoraggiante, in quanto abbiamo successivamente etichettato questi topic, e ai nostri fini quello più interessante è stato quello che abbiamo etichettato come gestione e organizzazione del Colosseo. All'interno dei commenti delle recensioni appartenenti a questo sottoinsieme abbiamo notato che ad esempio il rating, quindi il voto assegnato con le stellette da parte degli utenti, si abbassa rispetto al voto generale dato dal tutto l'insieme delle recensioni, che si attesta molto vicino a 5, 5 è il voto massimo. E in questo caso, in questo sottoinsieme, abbiamo un voto medio che è sempre alto, 4.5, ma è comunque il più basso rispetto ai topic individuati. Andando poi a vedere i commenti e di cosa parlavano effettivamente, ci siamo resi conto che i turisti in questo sottoinsieme di documenti identificati dall'algoritmo esprimono la richiesta di una maggiore sorveglianza intorno al Colosseo, esprimono critiche sulla eccessiva tariffazione dei biglietti, e quindi ci danno anche una serie di consigli che possono essere utili per chi va a gestire le attrazioni e i beni culturali nel nostro paese. Quindi riteniamo che il progetto nella sua completezza ci abbia dato delle indicazioni molto interessanti, e quindi risulta essere promettente per quanto riguarda una sua applicazione su più larga scala, e anche per andare a verificare su altre regioni, comuni, città d'arte di cui il nostro paese è, diciamo, un esempio a livello internazionale, andare a verificare quali sono le problematiche e le cause maggiori di discomfort che i turisti e i nostri anche connazionali vanno a identificare durante l'esperienza di visita. Il nostro auspicio, la nostra ambizione è quella di poter integrare in modo complementare, attraverso una sperimentazione un po' più ampia, questi dati che abbiamo ottenuto con questa esperienza nel processo di indagine, e quindi andare a, diciamo, a far un progetto, realizzare un progetto un po' più esteso e articolato per verificare ancora meglio quali sono le prospettive di integrazione di questa nuova sorgente dati. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega Renato Torelli, che ci esporrà il suo progetto.
Grazie a tutti. Grazie Sandro. Ecco, buongiorno a tutti. Allora, questo progetto, ovvero l'analisi di dati provenienti da Smart Surveys come fonte alternativa per l'indagine sul trasporto aereo, è frutto di un lavoro congiunto fra una rappresentanza di due servizi della raccolta dati e del servizio di produzione che ha la responsabilità dell'indagine sul trasporto aereo. L'indagine sul trasporto aereo è, giusto per dire due parole, una rilevazione a carattere totale ed ha come unità di rilevazione tutti gli aeroporti italiani. La rilevazione viene attualmente condotta da Istat, offrendo la possibilità alle società di gestione aeroportuali di compilare questi dati web o mediante digitazione online o mediante caricamento di file e su base mensile avviene e con trasmissione poi dei dati a Eurostat sei mesi dopo, circa dopo il periodo di riferimento. Ora diciamo, vediamo la parola chiave che è appunto ADSB. Infatti, come punto di partenza, dobbiamo dire che per il trasporto aereo è possibile disporre di Smart Survey perché tutti gli aeromobili sono attualmente dotati di un sistema di sorveglianza appunto denominato ADSB. E questo sistema si basa su un trasmettitore che genera e invia costantemente, cioè senza un apposito comando, infatti la lettera A sta per automatico, informazioni di base del volo. La D significa che il sistema è dipendente dai sistemi a bordo dell'aereo. Allora, le informazioni inviate sono l'identificativo dell'aeromobile, la posizione, l'altitudine, la velocità, insomma altri dati di questo tipo. E chiunque sia dotato di un idoneo ricevitore, ovviamente ad esempio i controlli del traffico aereo e gli altri aerei nelle vicinanze, può utilizzare questi dati. Infatti l'ultima lettera B vuol dire che la trasmissione è broadcast, cioè non c'è un vero colloquio. Infine questi dati sono arricchiti poi con gli input di altri possibili sensori di sorveglianza, pensiamo ad esempio sicuramente i radar, per fornire la situazione complessiva del traffico aereo. Ora, la prima fase di questo lavoro è stata quella di selezionare i maggiori siti disponibili in rete e che forniscono in tempo reale questo flusso di dati sul traffico aereo. L'analisi comparata, effettuata sulla copertura offerta, la stabilità del servizio, ovviamente anche i costi, hanno evidenziato flight come la scelta ottimale per i nostri scopi. Ora, Flightware è una società di aviazione digitale fondata nel 2005 e gestisce la più grande piattaforma al mondo di dati e tracciature di voli. Riceve dati dai sistemi di controllo del traffico aereo in oltre 45 paesi e dalla rete proprietaria di Flightware anche di stazioni di terra, ADSB in 195 paesi e da ADSB in input ovviamente satellitari e i principali fornitori e poi integra tutte queste fonti anche con l'uso di intelligenza artificiale. Abbiamo realizzato proprio per questo progetto un programma per l'acquisizione automatica dei dati dei voli, dei soli voli da e verso aeroporti italiani. Questo software poi è stato schedulato per raccogliere informazioni giornaliere, memorizzarle sul database Oracle dell'istituto e fornire un avviso in caso di errore per una eventuale ripianificazione della mancata acquisizione dati. Oppure avendo mai a disposizione uno slot di sei mesi completi del 2023, quando è partito il progetto avevamo ancora diciamo un parziale e abbiamo scelto il mese di giugno per effettuare analisi comparative tra i dati di Flightware e i dati quelli che abbiamo rilevati dall'indagine tradizionale in Istat. Ecco, in questo grafico sono mostrati tutti i circa 40 aeroporti italiani di aviazione civile. E come si vede, ad eccezione di piccoli aeroporti, il numero totale delle partenze mostra un ottimo livello di sovrapposizione, e la parte marrone, tra le due fonti.
Ancora ho cambiato slide, ma diciamo si può notare che la situazione è perfettamente analoga anche per gli arrivi di giugno. Ora invece possiamo restringere l'osservazione ai 10 maggiori aeroporti italiani e così vedi che in 9 casi su 10 Flightware ha un numero totale di partenze maggiore di quello rilevato da indagine e questo dato è ragionevole se si pensa che l'indagine Istat esclude alcune tipologie di voli dell'aviazione civile, come ad esempio i voli dell'aviazione generale che non siano gli aerotaxi. Ecco, anche qui, cambiando slide, la stessa situazione si presenta nel caso degli arrivi di giugno. Ora invece passiamo a restringere ancora di più l'osservazione al solo aeroporto grande italiano di Fiumicino, osservando le partenze giornaliere di questo mese, si nota un'ottima sovrapposizione numerica tra le due fonti, con una leggera prevalenza, sempre diciamo è ovvio questo. Scusate che ho cambiato. Ora il discorso si fa più complesso se passiamo al record linkage tra due fonti di dati, perché l'accoppiamento non è proprio immediato tra i nostri dati e quelli desunti. Alla fine, dopo varie prove, sono state scritte 5 formazioni minimali di aggancio, e cioè devono coincidere per poter diciamo decidere che il record è lo stesso, l'aeroporto da cui l'aereo decolla per le partenze o arriva l'aereo per gli arrivi, la data di partenza o di arrivo, ma con esclusione della componente oraria, ci potrebbe essere uno slittamento eventuale di più o meno un giorno, no? Per i casi che sono a inizio o a fine giornata, l'identificativo del volo, però depurato della parte letterale, e infine l'operatore del volo. Ora, con il criterio esposto, si può osservare il linkage dei principali aeroporti per le partenze di giugno, e questo mostra che gli accoppiamenti sono pari ad almeno il 75%. Sicuramente si può migliorare il matching raffinando il criterio scelto per la chiave di linkage. Ecco, si vede che lo stesso discorso vale per il linkage sugli arrivi di giugno. Il discorso poi non cambia anche analizzando solo il volato di Fiumicino per le partenze e per gli arrivi. Ecco, veniamo a considerazioni diciamo finali. Come indicazione finale possiamo dire che i dati di Flightware sono di sicuro ausilio in fase di controllo dell'indagine tradizionale, ma possono anche essere utilizzati per l'imputazione in caso di eventuale mancanza di dati. Inoltre, la raccolta effettuata da Flightware è sicuramente più tempestiva dell'indagine corrente. Infatti, il primo giorno di ogni mese sono disponibili tutti i dati del mese precedente, contrariamente all'indagine web che ha tempi più lunghi. Per quanto riguarda il costo da sostenere per le interrogazioni al sito, il software che abbiamo implementato per questo progetto si limita a un onere di 100 euro al mese. In termini di risorse, hardware e software, l'applicazione non costituisce alcun problema per la dotazione dell'istituto e la procedura è largamente tollerante verso eventuali indisponibilità di rete o dei nostri server. Va evidenziato però, e questo è da dire, che mancano alcune variabili di pertinenza dell'indagine, cioè il numero, l'età di passeggeri, chi di merce e quelli di posta eventualmente trasportati. Così questa fonte non risolve da sola tutto il contenuto informativo attualmente acquisito con l'acquisizione diretta presso i singoli aeroporti. Ora, infine, per quanto riguarda alcuni possibili sviluppi futuri,
e ci sono dei margini di miglioramento, l'ho già detto, in termini di data linkage, cioè il numero no, torna, ma l'accoppiamento non è perfetto. Magari possiamo usare il bacino che abbiamo raccolto, cioè tutto il semestre dei dati ormai raccolti da entrambe le fonti. Inoltre potrebbe essere oggetto di ulteriore studio la ricerca di una fonte alternativa, una o più fonti, anche per le altre variabili di indagine che qui non sono state rilevate. Ecco, infine, sicuramente siamo ora in grado di rilevare istantaneamente e con una ottima approssimazione volume del volato in Italia, anche a livello territoriale. Può essere un'informazione utile in vari ambiti in istituto, sia nel settore sociale che quello economico, tanto più, e questo è importante sottolinearlo, l'esperienza maturata in questo contesto è sicuramente esportabile in altri ambiti affini. Viene naturale pensare all'indagine sul trasporto marittimo che è similare. Ecco, vi ringrazio e passo ora la parola a Marco Broccoli. Buongiorno. Mi vedete? Perfetto. Bene, eccomi. Buongiorno a tutti. Sono Marco Broccoli. Spero che riusciate a vedere la presentazione. Chiedo conferma. Ancora no. Non riuscite a vederla. Così. Ora riuscite a vederla? Adesso sì, Marco, vai. Benissimo, buongiorno. Eccomi, allora, innanzitutto oggi vi parlerò del progetto che abbiamo portato avanti nell'ambito della BIN, che riguarda la stima dei chilometri percorsi dai veicoli sul territorio nazionale da fonte Big Data e da database amministrativi. La finalità di questo è la costruzione appunto di indicatori sull'incidentalità stradale intesa come esposizione a rischio. Come responsabile del progetto voglio ringraziare appunto i partecipanti, che sono Riccardo Giannini, che si è occupato di tutta la componente IT e di tutta la componente web scraping e di follow up delle varie release dovute rilasciate del software di iMacros, e di Silvia Buzzone, che ha collaborato per quanto riguarda i contenuti tematici. L'obiettivo appunto, come dicevo, è di stimare il chilometraggio medio percorso dai veicoli, che sono però oggetto di annunci di vendita. Questo suddiviso e segmentato per tipologia, classe di emissione, direttiva di alimentazione e per provincia o comune di vendita del veicolo. Tutte le altre informazioni che possono essere poi messe a corollario insieme a quello che è presente in termini di fonte amministrativa derivante dal parco veicolare del pubblico registro automobilistico e dell'archivio delle revisioni fornito dal Ministero delle Infrastrutture. I chilometri percorsi sulla rete viaria nazionale sono collocati nell'ambito di un progetto, come appunto avevo accennato, molto più articolato. Il risultato ambizioso di questo processo è appunto la stima dei flussi di traffico e i reali tassi di esposizione dei soggetti che sono oggetto, diciamo, le persone che sono oggetto di esposizione al rischio di incidentalità stradale sul territorio nazionale. Quindi questo progetto appunto ha lo scopo di comparare, di integrare due fonti dati, che sono quella amministrativa appunto che ho annunciato e quella Big Data che andrò a rappresentare nella prossima slide. Tutte queste hanno una potenzialità di cross-matching tra le due fonti e di integrazione di queste informazioni. Per quanto riguarda le fonti amministrative, queste sono nell'ambito del sistema di documentazione dei dati amministrativi acquisiti in Istat e quindi sono accessibili con delle specifiche autorizzazioni al trattamento dei dati. Tra i vari portali di annunci di vendita si è scelto AutoScout
Scout e Track Scout, in quanto rappresentano nei loro portali un campione di veicoli, di autoveicoli e di motoveicoli intesi come mezzi leggeri, ma una dettagliata vendita, annunci di vendita di veicoli pesanti come trattori stradali, autobus e tutto uno scenario di possibili autocarri. Quindi l'obiettivo qual era? Essendo i mezzi in vendita nei primi 4 anni di immatricolazione non ancora soggetti a revisione, non fanno parte tecnicamente di quelli che sono diciamo identificabili nel matching tra parco veicolare e revisione. Quindi in sintesi la fonte Big Data ci fornisce un'integrazione dell'informazione mancante per una stima reale di tali veicoli. È molto importante è l'iter procedurale del web scraping che deve essere fatto in forma massiva, cioè una volta identificato il portale di riferimento ci siamo appoggiati a una procedura realizzata in passato nell'ambito dell'individuazione dell'indagine sui prezzi al consumo, che appunto prevedeva un primo contatto tramite una mail di definizione degli obiettivi all'indirizzo del portale di riferimento e alla risposta a successive riunioni di esemplificazioni delle modalità operative da svolgere insieme ai vari attori, quali il responsabile del marketing e il responsabile IT. Tutto questo ha come finalità poi la predisposizione di un documento di progetto che definisce in maniera molto più analitica le finalità dello studio e queste devono essere ovviamente corredate dalla presenza dell'indirizzo IP dal quale verranno eseguite le interrogazioni. In passato è successo che il web scraping massivo fatto su alcuni portali veniva poi interpretato come accessi fatti da concorrenti del portale stesso o da altri attori che in qualche maniera venivano poi inseriti in una blacklist e quindi non più accessibile dall'istituto l'accesso a questi portali stessi. Infine l'invio di una lettera formale tramite PEC dall'istituto appunto serve appunto a definire e a circoscrivere il perimetro delle finalità di ricerca da svolgere. Da un punto di vista tecnico la tecnologia appunto di una macro con il software che abbiamo utilizzato appunto ai macros stesso prevede appunto la realizzazione di macro in Java con il software appunto che è proprietario, che si definisce come iMacros appunto nella versione Enterprise. Java è fornito nella versione 8. iMacros ha un suo browser per il web scraping proprietario o integrato con un add-on all'interno di Mozilla Firefox. E questo è utilizzato dalla macro per accedere a tutti i siti in HTTPS. Ogni macro, se necessario, può interagire con l'utilizzatore grazie a un framework Swing e il bridge Jacob consente appunto l'interazione della macro Java con il browser e l'add-on. Qui di seguito potete vedere poi l'architettura specifica di ciascuna macro. Cosa abbiamo selezionato? Abbiamo selezionato tramite 12 macro che sono state eseguite settimanalmente, 6 per quanto riguarda i veicoli leggeri, le categorie che rappresentano le autovetture diesel revisionate, quindi quelle prima immatricolate del 2017 e quelle poi ovviamente successive intese come recenti, le autovetture delle altre tipi di alimentazione in quanto rappresentano più o meno la metà del parco veicolare e ovviamente le autovetture che non diesel recenti, i motocicli nelle due categorie e per quanto riguarda Track Scout, quindi per i mezzi pesanti, abbiamo interrogato il portale relativo con la richiesta appunto di autocarri, autobus, furgoni, camper, trattori stradali intesi come motrici e veicoli speciali.
L'architettura software del progetto prevede appunto la rilevazione dei dati che è in modo completamente automatizzato, lo scheduler che è al centro appunto dello schema rappresenta appunto le tempistiche che vengono richieste e il web scraping su Track Scout o Scout viene effettuata con due batterie di macro composta ciascuna da sei istanze. Per quanto riguarda gli annunci di vendita, qui abbiamo riportato le quantità che sono, diciamo, molto consistenti in tutto il periodo di rilevazione, che sono di quasi 320.000 annunci di vendita per i mezzi pesanti e di 778.000 per i mezzi leggeri in tutto il processo di acquisizione. Per rendere un pochino più visibile cosa viene poi estratto da questi annunci, qui è riportato appunto il prodotto, l'output prodotto dal web scraping, e quindi per ciascuna macro eseguita si produce un file CSV con le informazioni che vengono catturate dalle diverse schermate degli annunci selezionati. Quindi ogni annuncio e le corrispondenti pagine, diciamo, di dettaglio sono tutte sintetizzate in una riga della matrice, come appunto viene qui raffigurato. I file CSV prodotti poi vengono memorizzati all'interno di un database relazionale per l'analisi statistica poi dei risultati. La metodologia applicata per la validazione appunto ha previsto l'introduzione della targa dei veicoli nella fornitura dell'archivio del parco veicolare a partire dal 2020 e ha permesso di agganciare la chiave di associazione con i dati della fonte informativa delle revisioni dei veicoli, dove appunto è presente il totale dei chilometri percorsi e le relative date intese come data di immatricolazione e di revisione, questo per ciascuna epoca che va dal periodo 2014 al 2021. Importante ricordare che la normativa vigente delle revisioni dei veicoli è biennale per i mezzi leggeri, quindi moto e auto, e dopo i primi 4 anni dalla prima revisione. Per questo l'utilizzo appunto dei join che permettono di integrare le informazioni nelle due database di fonte amministrativa prevede appunto il fatto che per i mezzi che sono immatricolati come prime immatricolazioni nei primi 4 anni, questa informazione non può essere desunta da una fonte amministrativa, e quindi il risultato che viene dalla fonte Big Data rappresenta un po' l'unica informazione derivante da una stima attendibile legata al chilometraggio totale effettuato. Velocissimamente, per quanto riguarda i volumi della fonte amministrativa, parliamo appunto di una quantità che si aggira intorno ai 50 milioni di veicoli presenti sul territorio nazionale nelle diverse categorie, e quindi queste rappresentano poi nel loro insieme il nostro, diciamo, volume di riferimento per quanto riguarda la fonte amministrativa, insieme ai 90 milioni di revisioni che abbiamo selezionato come revisioni ordinarie che abbiano avuto un chilometraggio superiore a 100 km. Andiamo a vedere velocissimamente, visto il tempo, i risultati dall'analisi del chilometraggio medio annuo per quanto riguarda i veicoli leggeri. Qui di seguito vengono evidenziate appunto che le distribuzioni sono molto simili tra le due diverse fonti. Per quanto riguarda le autovetture, come potete vedere, le abbiamo suddivise tra recenti, prima revisione, veicoli che sono che abbiano almeno avuto più di una revisione, e così via nell'arco temporale, in quanto da altre fonti è chiaro che i veicoli percorrono un numero di chilometri superiori nei primi anni di immatricolazione. Come potete vedere, queste sono le distribuzioni. Dalla fonte Big Data possiamo dire che nell'ambito dei dati che non hanno avuto, che non possono avere informazioni, quindi l'informazione di stima per la parte di Big Data nelle autovetture rappresenta una quantità media annua di 15.000 km per i veicoli e di 5.300 per quanto riguarda i motocicli. I totali dei veicoli esaminati sono appunto queste quantità, che sono 34 milioni per quanto riguarda le autovetture e 476, quindi le unità, diciamo, di analisi sono piuttosto, cioè sono consistenti.
Per terminare, il target appunto del progetto è quello della costruzione di modelli di stima. L'obiettivo finale è quello di costruire dei veicoli, degli indicatori legati ai veicoli teorici, medi, giornalieri, che rappresentano il numero dei veicoli che in ogni giorno percorrono la rete stradale italiana. E per quanto riguarda il... è auspicabile poi avere questa misurazione in termini anche di diverse categorie di veicolo, insieme agli indicatori che sono già presenti nelle tracce smart statistiche che abbiamo sviluppato in termini di incidentalità stradale basata sulle stesse chilometriche, che è un aspetto diciamo innovativo dal punto di vista della produzione rispetto alle proxy tradizionali che sono la popolazione residente e il parco veicolare. Questo consente di eliminare da una parte gli effetti della componente della mobilità del fenomeno e di effettuare poi un confronto territoriale più adeguato e congiuntamente a progetti di localizzazione mirati sui flussi di traffico. Questo prevede appunto l'obiettivo di una individuazione della più puntuale dell'esposizione del rischio di essere coinvolto in un incidente stradale nelle diverse categorie di utenti. L'obiettivo finale dell'utilizzo di questa informazione di Big Data è appunto la profilazione dei veicoli coinvolti in incidenti stradali, che non è mai stato considerato come aspetto legato all'incidentalità stradale. Mediante il matching delle targhe dei veicoli si potrà categorizzare i veicoli coinvolti in base alle loro percorrenze medie, una classificazione appunto di un odds ratio di quanto il veicolo sia un veicolo che percorre chilometri sulla strada, e una profilazione anche dei conducenti e delle tipologie di veicolo presente. Grazie, ho terminato e passo la parola al collega Fardelli. Grazie Marco, buongiorno a tutti. Si vedono le slide se mi date un feedback? Si vedono. Grazie Gerarda. Sono Davide Fardelli, lavoro nella direzione per le statistiche ambientali e territoriali e mi occupo di indirizzi e coordinate geografiche all'interno del registro statistico di base dei luoghi. Nell'intervento di oggi presento le idee e i risultati di un progetto presentato nel laboratorio di innovazione del 2018, ma parto con la premessa che questa, diciamo, l'ideatrice di questa idea è della collega Orietta Gargano, ormai in quiescenza dallo stato lavorativo, ma io ho curato, diciamo, di pari passo l'idea e il percorso del laboratorio di innovazione. Qual è la natura del progetto? Qual è il contesto temporale in cui ci muoviamo? È il 2018, ci troviamo in un nuovo modello organizzativo all'interno dell'istituto, quello dei sistemi integrati dei registri, e c'era questo prodotto prototipale del registro statistico di base dei luoghi che nasceva nel 2018 e dalla sua nascita già avevamo iniziato a vedere delle criticità. Le principali criticità che avevamo notato è che c'era un mancato riconoscimento della stringa indirizzo indirizzi che provenivano dalle fonti amministrative, quali le liste anagrafiche e quelli dell'anagrafe comunale, e una seconda criticità era quella della mancata assegnazione
del codice della sezione di censimento degli indirizzi. Perché queste erano delle criticità? Perché venivamo comunque, cioè RSVL aveva quel compito di rispondere alla domanda di dati territoriali, soprattutto in ambito subcomunale, cioè doveva, ancora tutt'oggi, quella funzione di localizzare le unità statistiche presenti in istituto. E questa localizzazione deve in qualche modo arrivare sempre alla sua unità minima di diffusione, che è la sezione di censimento. Dunque, capite che queste due criticità dovevano in qualche modo essere minimizzate, sempre di più. Allora, noi quando siamo nati come indirizzi, come componente indirizzi del registro, avevamo circa un 15% degli indirizzi che erano privi di un riferimento geografico, e questa criticità è stata ancora di più amplificata quando nel 2018 è avvenuta la prima integrazione tra i due registri, cioè quello dei luoghi e quello degli individui, attraverso il codice univoco di indirizzo, cioè attraverso questo codice, e ci siamo accorti che qui il 10% delle unità statistiche degli individui non avevano una allocazione a livello subcomunale, e per di più c'era anche un'altra quota di popolazione che invece aveva un'allocazione subcomunale non accurata. Allora, a questo punto, da questa criticità è nata l'idea del progetto sul laboratorio di innovazione. Cioè, siamo andati a vedere nel mondo, soprattutto open, come potevamo risolvere questo problema. Perciò, dall'idea del laboratorio di innovazione, dove è quel luogo dove per noi c'era questo scambio di conoscenze, ma una conoscenza che era dovuta alla trasversalità delle figure e per le competenze. Abbiamo messo in piedi un processo che interrogava in maniera massiva il mondo delle coordinate geografiche, cioè che dall'indirizzo ti restituiva delle coordinate geografiche. Abbiamo riscontrato tanti, tanti limiti, a partire dal principale, forse conoscitore ormai del mondo di Google Maps, è quello che ci risponde maggiormente alla domanda del dove, però lui è il primo che mette dei forti limiti alle richieste giornaliere, a meno che non sia a pagamento. Comunque, ove possibile, siamo riusciti a mettere su questo processo, cioè che tirava fuori questi dati dal mondo dei registri e lo metteva in quell'ambiente che ha detto Mario Magarò, in quell'ambiente in qualche modo sicuro, perché non entravamo più, cioè non lavoravamo completamente al di fuori del mondo dei registri, perciò mettevamo questo ramo del registro che era critico da un punto di vista di allocazione, e attraverso delle procedure di web service sviluppate dai colleghi che facevano parte del laboratorio, riuscivamo a ritornare nel mondo del registro e effettuare le nostre analisi. Analisi che consistevano soprattutto, innanzitutto, in una valutazione della qualità, perché era quello il punto che ci serviva, ma anche vedere se si riusciva ad aumentare la copertura geografica di quei dati carenti. Non sto qui a dirvi i risultati che hanno portato questo laboratorio, però sicuramente non è il risultato, non tanto quantitativo da evidenziare, è da vedere è da vedere il risultato in termini di processi. Perché da questo laboratorio sono nati delle idee che hanno portato al via dei processi che sono stati poi implementati in una task force che è nata nel 2020, che era nata esclusivamente per azzerare quelle criticità di copertura e qualità degli archivi di riferimento.
dalla task force, finita la task force, molti di questi processi sono stati addirittura implementati nella produzione ordinaria del registro. Dunque, è un percorso che non è durato qualche settimana. Vedete che è nato tutto dal 2018 ad oggi, siamo a fine 2023 e riusciamo ancora oggi, grazie a quelle idee che sono nate in questo, io lo chiamo ancora un luogo di scambio, perché non, secondo me non, sono quelle idee che non potevano nascere né in una stanza di un ufficio né tantomeno in una stanza virtuale, e sono riusciti ad entrare nella produzione ordinaria. Queste sono i colleghi che hanno partecipato al laboratorio di innovazione, Orietta Gargano, che ormai è in pensione, Stefano Macone, che non, è andato via, e le persone che poi hanno implementato, soprattutto, hanno sviluppato maggiormente queste idee all'interno della task force, dove sono nati due working package, addirittura uno che ha sviluppato delle idee per il riconoscimento delle stringhe, degli indirizzi, e un altro invece che ha cercato di migliorare la geocodifica degli indirizzi. Dunque, questo è il percorso che ha avuto il laboratorio di innovazione fino ad arrivare a un processo ordinario che sta quello dei registri. Io mi fermo qui, spero di essere stato anche nei tempi, e vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al collega Gianluigi Salvucci. Grazie Davide. Non so se vedete le slide, penso di sì. Ecco, Sì, si vedono. grazie. Sono un collega di Davide, Gianluigi Salpucci, lavoro al DIGAT insieme a lui e ad altri colleghi che hanno partecipato al laboratorio e sono un geografo e quindi ho pensato di andare a proporre qualcosa che fosse attinente, diciamo, al mio ambito culturale, appunto, strumenti geografici. Supporto della rilevazione. E colgo l'occasione per ringraziare i colleghi che hanno collaborato e in particolare i membri esterni che, come vedete, appartengono a due università che sono quella della Sapienza, e in particolare il professor Filippo Celata e il professor Luca Salvati. E molto importante è stata per noi la collaborazione del professor Giovanni Resta di Roma 3, che è un ordinario di diritto, si occupa di temi specifici del digital divide, quindi dell'innovazione e in particolare del diritto di uso. E ultimo, ma non per importanza, il ruolo di Maurizio Napolitano, che non è soltanto un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, ma uno dei massimi esperti italiani per quanto riguarda tutto il mondo dell'open source, in particolare di OpenStreetMap. Vado a presentarvi brevemente, molto rapidamente, il contenuto di questa presentazione. Inizieremo col vedere la necessità di questo prodotto che abbiamo realizzato nell'ambito di questo laboratorio, con quali metodologie e quali sono i risultati che abbiamo ottenuto e qual è l'impatto sulla produzione statistica e gli sviluppi futuri. Devo dirvi che, come ha detto Davide, questo laboratorio è iniziato ormai qualche anno fa e quindi in un mondo che è quello dell'open data, che è in continua evoluzione, purtroppo quello che vi presentiamo è un pochino anacronistico, però ci stiamo lavorando, lo abbiamo già migliorato nel laboratorio di quest'anno, quindi è un prodotto in itinere che stiamo comunque integrando e utilizzando nella nostra produzione statistica ordinaria. La necessità di questo prodotto è principalmente quello, come vedete, di avere un termine di paragone. Stiamo parlando di un'attività che va a supporto del registro degli edifici, cioè di quello che è il nuovo censimento degli edifici, che rispetto al censimento tradizionale ha delle peculiarità diverse, perché si basa pesantemente su quello che è l'archivio catastale, che nasce non georiferito rispetto alle nostre geometrie, che sono principalmente quelle delle sezioni di censimento. Quindi le informazioni del catasto vanno georiferite nel mondo reale e poi sovrapposte alle nostre geometrie per sapere dove collocarle nell'ambito di una sezione. Questo è uno dei problemi grossi che abbiamo. L'altro problema
è quello della completezza dell'archivio cartografico catastale. Vorrei chiarire, prima di andare avanti, che quando parliamo di completezza dell'archivio cartografico catastale non facciamo riferimento all'abusivismo, cioè quello che manca nella cartografia catastale non necessariamente è un edificio abusivo, perché ci sono tante casistiche per cui questi edifici non stanno nella cartografia. Possono essere ante 1967 e allora non c'era l'obbligo di inserimento in mappa. Possono essere degli edifici in costruzione e quindi saranno inseriti successivamente. Possono essere oggetti di trasformazione. Quindi non possiamo avere questo binomio. L'ultima necessità è quella di capire se c'è la possibilità teorica in questo momento di produrre un dato geografico per un'eventuale diffusione di statistiche ad una risoluzione più alta di quella che è la sezione di censimento, che in questo momento è una riflessione puramente teorica. Allora, il primo obiettivo grande di questo laboratorio sarebbe quello di recuperare quella sottocopertura di cui dicevo prima, cioè di quelle sagome, come vedete per esempio in questa fotografia sul comune di Alessandria, sono quelle in blu, che non sono presenti nella cartografia catastale, ma di cui magari abbiamo delle informazioni per quanto riguarda la parte tabellare, la chiamiamo in questo modo brutto, del catasto, dove abbiamo le informazioni di quegli edifici. Quindi sappiamo dove sta la particella, non abbiamo la sagoma dell'edificio. Quindi per completezza andiamo a recuperare nell'ambito del registro edifici queste sagome. Quindi il registro edifici è l'integrazione del catasto più tutto ciò che sta in AODE che non era presente nel catasto. L'abbiamo detto, l'altra necessità è quella di migliorare il georiferimento posizionale, l'accuratezza posizionale degli edifici catastali, che ci sono stati forniti in formato CXF, che è un formato standard dell'Agenzia del Territorio, che non nasce georiferito, cioè non ha un riferimento al mondo reale, alla superficie terrestre. Il catasto nasce come integrazione di varie fonti di archivi storici prima dell'Unità d'Italia e quindi faceva riferimento a delle origini locali. Queste origini a livello locale poi hanno delle distorsioni, quindi vanno tutte georeferite, poi purtroppo la prassi ha creato delle distorsioni molto grandi. Quindi noi abbiamo trasformato questi CXF in formati vettoriali geografici, che sono principalmente shapefile, grazie a software come per esempio CXFIN dell'architetto Saccone, che ringrazio perché ci ha supportato, oltre che a mettere a disposizione questo software in modalità open source, e anche a altri programmi dell'ingegner Virgilio Cima, che è un ex CSIS, che ci ha dato la possibilità di automatizzare queste trasformazioni in Python. Però, come vedete, il risultato di questi algoritmi è quello in azzurro e rispetto al reale posizionamento ci sono delle distorsioni. Queste che vedete sono fatte degli aggiustamenti rispetto al VMS del catasto, che è interrogabile soltanto in una certa scala, per cui questo ci crea delle difficoltà nel riposizionamento perché a scale più vaste, un'estensione più vasta, non potevamo fare i controlli che riuscivamo a fare a scala locale. Quindi, in questo senso, AODE, che è questo archivio che abbiamo creato, ci aiuta e ci supporta. Quindi, come abbiamo creato questo archivio? Si tratta di una raccolta di fonti open data che abbiamo dovuto selezionare. Su questo ci siamo rifatti all'esperienza della Protezione Civile che è partita dalle cartografie tecniche regionali, cioè da attori nel panorama degli open data che fanno questo di professione e quindi garantiscono un certo livello qualitativo e di completezza e anche di accuratezza posizionale. Abbiamo utilizzato una ventina di archivi di vari soggetti, abbiamo detto principalmente enti amministrativi, che poi sono stati integrati anche con OpenStreetMap, adesso vedremo in che modo. E quindi abbiamo un panorama di fonti che sono difformi tra di loro, sia per il formato e sia per i diversi sistemi di riferimento.
anche le informazioni contenute sono state standardizzate, cercando di ridurle al minimo, perché il nostro obiettivo fondamentale era quello di avere la completezza dei sedimi degli edifici. Quindi parte questo processo che nell'ambito della comunità OpenStreetMap viene identificato come processo di conflation, cioè di far soffiare insieme, cioè di rendere all'unisono queste fonti, che riguardano principalmente due dimensioni: il map matching, cioè ridentificare gli stessi edifici, e il map matching, andare ad integrare quelli mancanti. E abbiamo fatto in questo modo, abbiamo cercato di creare una procedura snella, abbiamo dato priorità ai soggetti che noi ritenevamo, tra virgolette, più affidabili, nel senso che sono quelli che hanno una maggior visione completa del territorio, che sono appunto le cartografie tecniche regionali, a cui abbiamo integrato i poligoni che non si intersecavano con quelli che erano già esistenti. La seconda fonte che abbiamo integrato è quella del portale cartografico. Il portale cartografico è un insieme di servizi che vengono messi a disposizione, e in particolare per quanto riguarda gli edifici ci mette a disposizione una parte del catasto che l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione con un servizio WFS, e quindi è una fonte autorevole, perché appunto ci rappresenta un'ottima fonte di dati per quanto riguarda gli edifici. Subito, siccome questa fonte riguarda esclusivamente i capoluoghi di provincia, una gran parte del territorio nazionale è esclusa, e la andiamo a recuperare dagli aggregati strutturali della Protezione Civile, che sono dei dati sull'edificato che vanno a rappresentare gli aggregati strutturali, non sono edifici, ma sono insieme di edifici contigui che hanno la stessa struttura. Però, per quello che è il nostro scopo, capire dove posizionare gli edifici andavano più che bene. In ultimo, ma non per importanza, ma solo perché abbiamo scelto questo tipo di algoritmo, la fonte di OpenStreetMap, perché le fonti che abbiamo descritto finora sono fonti principalmente amministrative, quindi ci sono dei ritardi, diciamo, negli aggiornamenti, nelle integrazioni, e quindi questa comunità molto attiva è un po' una sentinella del territorio, come dice Woodshield, e quindi può integrare qualcosa, qualche informazione che è mancante. Il prodotto che abbiamo ottenuto ha questo tracciato che è stato uniformato, è molto, molto scarno, come ho detto prima, e in particolare vorrei porre l'attenzione sul fatto che abbiamo aggiunto intanto la fonte, che è una delle caratteristiche essenziali per quanto riguarda il riconoscimento e l'attribuzione del dato originario. Lo abbiamo fatto in questa maniera semplificata: nel metadato diamo tutte le indicazioni per reperire i dati originari, quindi REG sta per cartografia regionale, GPN geoportale nazionale, protezione civile e OpenStreetMap. E l'altra innovazione che abbiamo introdotto è quella del plus code, di cui vi dirò tra poco, e abbiamo abbinato tutte le attribuzioni alle geometrie geografiche dell'istituto. Al momento, per uso interno, perché la fonte catastale ci è stata data all'interno del SISTAN, e quindi in questo ambito potenzialmente non è diffondibile, noi abbiamo i riferimenti della sovrapposizione al catasto che abbiamo georeferito, e questo ci serve sia per fare i confronti, sia per capire quali sono gli estremi catastali delle sagome che abbiamo integrato nel catasto, nel nostro registro. Volevo un attimo illustrarvi i vantaggi del plus code, che è una stringa che è scalabile, nel senso che fa parte di un procedimento iterativo sviluppato da Google e che è stato liberalizzato, e che consente di individuare con una precisione che noi abbiamo utilizzato un'accuratezza di 70 centimetri, ma che Google utilizza normalmente a 8 digit con un'accuratezza di 3 metri. Quando abbiamo fatto l'operazione a 3 metri ci siamo accorti che c'erano dei casi in cui gli edifici venivano, più edifici venivano identificati lo stesso plus code. Quindi abbiamo deciso di incrementare questo codice per arrivare a 70 centimetri. Che cosa fa questo codice? Immaginate, il planisfero viene diviso in quadrati di 20 gradi. Ognuno all'interno ha una lettera, un numero, che identifica un po' come era tutto città,
il singolo tile, e ogni tile a sua volta, che viene identificato da una coppia riga colonna, viene successivamente ridiviso, e quindi si arriva a questa codifica che ci dà per coppie riga e colonna di quella che è la posizione sul planisfero. Quindi questo codice non ci dà un riferimento territoriale, quindi non è un progressivo numerico che fa riferimento al comune, quindi se cambiano i comuni lo dobbiamo riassegnare. Esiste in quanto posizione sul globo terrestre, quindi può essere utilizzato in varie occasioni. L'occasione per cui era nato era quella di essere un indirizzo sostitutivo, cioè un modo per condividere al posto dell'indirizzo la coordinata. Quindi, per quanto ci riguarda, noi lo proponiamo come identificativo dell'edificio. Può essere utilizzato per condividere posizioni relativi ad indirizzi che sono incompleti, oppure che sono stati scritti male, che non sono stati identificati correttamente. Bisogna dire che di questi sistemi ne esistono altri molto famosi, per esempio What3Word, che offre tre parole per fare la stessa cosa ad una risoluzione di 3 metri, che però non è scalabile, e nel panorama, diciamo, del diritto di uso, di riuso, non ha la stessa licenza d'uso del Plus Code, che praticamente è un CC BY 0 e di dominio pubblico, perché Google lo ha liberalizzato interamente. Vorrei precisare, qui vedete un best seller degli ultimi, molto recente, su questo argomento, che non dobbiamo, non è nostra intenzione promuovere l'utilizzo del Plus Code per sopperire alle mancanze di attribuzione di indirizzi, perché, come si legge in questo libro, in aree periferiche del mondo, soprattutto in India, le persone a cui è stato attribuito un Plus Code invece di un indirizzo si sentono emarginate, discriminate, come se appartenessero a delle aree periferiche. Quindi l'utilizzo di questo codice deve essere un utilizzo strumentale per condividere delle posizioni. Quindi gli aspetti pratici che ci aiutano: noi possiamo identificare il centrale dell'edificio, possiamo condividerlo. Io sto al telefono parlando, dovevo fare delle verifiche, per esempio, con un impiegato comunale, gli passo il Plus Code, lui lo mette su Google Maps e capisce immediatamente qual è l'edificio di cui sto parlando. E naturalmente, siccome parliamo di centroide, se io codifico degli edifici che sono simili tra loro per posizionamento o forma, se vado molto nello specifico, il codice potrebbe cambiare. Però abbiamo detto che il codice è scalabile. Quindi, diciamo, a 2 cifre prima dovrei ritrovarlo, perché la precisione passa da 70 centimetri a 14 metri e di lì a 30 metri. Quindi dovrei riuscire comunque a capire di cosa sto parlando. L'altra grande potenzialità di questo codice è che, sì, è vero, il codice cadastrale fa sostanzialmente la stessa cosa, ma io devo avere la mappa cadastrale per capire qual è l'edificio di cui sto parlando, mentre abbiamo detto il Plus Code lo metto tranquillamente su Google Maps e trovo qual è la mia posizione. Allora, entriamo un po' più nello specifico di quello che è stato l'argomento principale del nostro laboratorio, che è stata questa riflessione su come poter riutilizzare queste fonti, e di cui ringrazio nuovamente il professor Resta, che ci ha fatto questa diciamo, illustrazione di questo grande mondo molto variegato. Intanto, quelle che vedete sono le licenze d'uso degli archivi che abbiamo utilizzato, e devo dire con certo rammarico abbiamo soltanto 7 licenze d'uso in CC BY 0, cioè di pubblico dominio. Ricordo, sono dati pubblici, quindi sarebbe opportuno che fossero tutti pubblico dominio. L'altra questione importante è che la CC BY è una licenza generica, non è quella specifica dei database, quindi molto probabilmente queste passeranno tutte verso l'IODL, che è quella specifica italiana, o verso l'ODBL. E il prodotto che noi abbiamo realizzato è un collective database, cioè è un'integrazione ragionata di fonti e quindi una selezione. Quindi da questo scenario noi abbiamo un problema che riguarda, diciamo, l'utilizzo dei dati del Geoportale Nazionale, che sono stati rilasciati secondo il portale in questa licenza che è il share alike, cioè dobbiamo ridistribuire nello stesso modo. Questa licenza ormai è superata, quindi dovrebbe andare verso la 4, quindi noi potremmo avere 2 scenari possibili laddove si pensasse di distribuire questo prodotto: o darlo in maniera
separata. Infatti, da questo deriva la necessità di avere il campo fonte, quindi di sapere quali sono i vari oggetti. L'altra è quella di seguire il DBSN, cioè quello, l'operazione analoga che ha fatto IGM recentemente quest'anno in agosto, che ha fatto una raccolta simile a quella che è il nostro prodotto AODE e che, essendo appunto un collect database, lo ha rilasciato in versione DBL, perché appunto questo è consentito dal fatto che è una, abbiamo deciso noi quali erano gli oggetti, quindi è una collezione e li abbiamo lavorati e riutilizzati in altro modo. E tutto questo porrebbe delle questioni di riflessione, perché appunto Istat rilascia tutto quanto in CC BY 4, che ripeto è una licenza generica, forse dovremmo rivedere anche questo aspetto, diciamo, per quanto riguarda i dati geografici. I risultati principali, naturalmente abbiamo creato questo archivio, quindi abbiamo integrato e abbiamo verificato tutti questi aspetti, siamo riusciti a dare code a tutti e soprattutto siamo riusciti ad integrare, ad avere, a creare questo prototipo di registro edifici integrato fra catasto e le altre fonti. Qui vedete dei brevi risultati, vi rappresentiamo le superfici del registro secondo le diverse fonti, perché come vi dicevo prima, per esempio la protezione civile non utilizza l'edificio, quindi utilizza un aggregato e i numeri possono essere notevolmente diversi. Questo sarà anche un warning per il futuro quando presenteremo i dati sul registro edifici, perché a differenza del censimento, il registro edifici contempla una platea molto più ampia di edifici rispetto a quello che era la rilevazione dei soli edifici residenziali, quindi i numeri saranno differenti. Quindi, come vedete, l'integrazione è maggiore in regioni quali per esempio il Molise, che sui suoi portali non mette nessuna cartografia regionale, pur avendola, non la diffonde, e la Campania, che diffonde una cartografia tecnica regionale molto dettagliata, però la diffonde in PDF. Ora, diffondere gli open data geografici in formato PDF significa offrire un servizio che è praticamente inutile, non ha bisogno di vettoriali nell'ambito del mondo geografico. E in questa, vedete, in quest'altra rappresentazione vi facciamo vedere come è l'integrazione nel registro e si può notare per esempio che il Molise ha integrato molto poco di AODE, perché naturalmente la fonte principale era quella della protezione civile, che fa riferimento al catasto sostanzialmente, e quindi quello che si va ad integrare principalmente deriva dal mondo di OpenStreetMap, sono molto poche le altre fonti, mentre la Campania purtroppo rimane nella parte bassa. Quali sono stati gli impatti sul nostro lavoro? Intanto la possibilità di mettere in piedi degli algoritmi di controllo automatico, la possibilità di creare per esempio altri prodotti, quali gli aggregati morfologici, che sono praticamente degli aggregati di edifici che si trovano all'interno di una certa distanza, fare delle sperimentazioni per creare in automatico quelle che sono le località abitate. Anche qui ci sono delle distanze, dei range per capire che tipo di località sono. E sono state sperimentazioni che abbiamo condotto. Poi abbiamo detto il miglioramento della qualità, perché abbiamo riposizionato gli edifici sulla base di AODE, abbiamo potuto calcolare indici di completezza e accuratezza posizionale e abbiamo sperimentato la possibilità di diffondere questi dati in un futuro che può essere fra 2 anni, 5 anni, 10 anni, non lo sappiamo, ma interrogandoci appunto su quelle che sono le licenze, su quelle che sono poi le potenzialità di farlo per strada, località o quant'altro. E quindi anche ci siamo interrogati sulla possibilità di creare campioni areali veri, nel senso che partono dagli edifici e non ad esempio da liste di indirizzi, quindi esattamente dalle posizioni degli oggetti. Allora, vorrei concludere con una riflessione sul futuro. Ho detto prima, è un mondo in continua evoluzione. Il DBSN ci ha stravolto un po' in agosto, perché praticamente è un lavoro molto simile al nostro, fatto dall'IGM, con un grande istituto, con tantissime persone che ci hanno lavorato, e quindi è un prodotto molto più ricco di informazione. Siamo in un momento di transizione e stiamo attendendo l'applicazione di questo regolamento della Commissione europea,
che prevederebbe dal 2024 che ci sia un attore che dovrebbe essere il catasto che diffonda questo dato integrato e quindi in qualche modo ci evita tutto il processo di georiferimento. Quindi vedremo che cosa avremo nel prossimo futuro per aiutarci nel registro degli edifici. Sviluppi futuri, sicuramente ci sarà l'integrazione con il DSN, che sarà la prima fonte di integrazione di AODE, quindi supererà in ordine di importanza la cartografia tecnica regionale. L'altro punto molto importante sarà quella di integrarlo con il grafo stradale. Noi abbiamo già iniziato una collaborazione con l'IGM in questo ambito e l'IGM non ha sviluppato in maniera molto dettagliata il discorso per quanto riguarda il grafo stradale, hanno delle difficoltà e quindi noi crediamo che questo compito per noi invece è molto importante, perché noi ci occupiamo di ANCSU, quindi dell'Archivio Nazionale dei Numeri Civici e Strade Urbane, e abbiamo la necessità di abbinare gli indirizzi agli edifici, come ha fatto vedere prima Davide, e quindi da un punto di vista geografico cercheremo di fare questa integrazione sempre attraverso gli open data. L'altra grande dimensione dello sviluppo futuro di questo archivio geografico è quello di integrarlo con altri dati geografici, quindi per esempio con il DEM, con il DSM che stiamo già facendo, ma anche con altri elementi, quindi per esempio capire la relazione fra gli edifici e i corpi idrici, quindi capire eventualmente, dare delle dimensioni di un potenziale rischio rispetto ai mari piuttosto che alle aree di esondazione dei fiumi, ecco questi argomenti che possono essere sviluppati proprio tramite sovrapposizione di oggetti geografici. Vi ringrazio e cedo la parola alla collega Giuseppina Natale. Grazie. Grazie della parola, buongiorno a tutti e condivido con voi la mia slide. Allora, io presento il progetto che dal titolo Confronto delle tecnologie di web scraping nella rilevazione dei prezzi al consumo per i pacchetti vacanze internazionale e nazionale. Oltre a me al progetto hanno partecipato Massimiliano Amarone del servizio RDE e Riccardo Giannini del servizio ITB. Allora, oggi presenterò molto brevemente la rilevazione dei prezzi al consumo per i pacchetti vacanza, quindi farò degli accenni sui pacchetti vacanza nazionale e internazionale, e sulla rilevazione, lo scopo del progetto, gli obiettivi, la parte informatica e i risultati conseguiti. Allora, entriamo subito nel dettaglio. Vediamo che i pacchetti vacanza partecipano, come ho detto in precedenza, all'indagine mensile sui prezzi al consumo, quindi il campo di osservazione è la divisione numero 9, la ricreazione, spettacolo e cultura. Fanno parte del gruppo pacchetti vacanze, come aggregati di turismo, di prodotto abbiamo i due aggregati, pacchetti vacanza internazionale e pacchetti vacanza nazionale. Allora, vediamo nel dettaglio. I pacchetti vacanze internazionali sono stratificati per tour operator nazionali, per macro aree geografiche estere e per destinazione estere. I pacchetti al momento del laboratorio, queste sono le informazioni perché adesso ci sono un po' di modifiche, però al momento del laboratorio erano 282 pacchetti preposti da 21 tour operator che fanno parte dell'associazione ASTOI, cioè l'associazione Confindustria, che rappresenta il 90% di tutti i tour operator italiani, distribuiti in 41 destinazioni estere e raggruppati in 12 macro aree geografiche. Le macro aree sono queste qua, quindi abbiamo l'Africa divisa in meridionale e settentrionale, lo stesso discorso l'America, l'Asia, l'Europa, un grande blocco dei mari e l'Oceania. Allora, vediamo che il mare Mediterraneo abbiamo il 20% dei pacchetti, seguito dall'Europa continentale con il 18%, dal 10% del mare africano. Se facciamo un ulteriore raggruppamento tra Africa, America, Asia, Europa e mari e Oceania, vediamo che il 48% dei pacchetti è rappresentato nello strato mari, che sono quei 5 blocchi di mari: africano, atlantico, caraibo, indiano e mediterraneo.
Poi abbiamo il 18% è rappresentato dai pacchetti nell'Europa, seguito da 12% dell'America, 11% Africa, 9% Asia e 2% Oceania. I pacchetti vacanza nazionale sono lo specchio dei pacchetti vacanza internazionale, con qualche differenza. Sono stratificati per tour operator sempre nazionali, per macro aree geografiche e per tipologie di vacanza. Abbiamo 126 pacchetti, i tour operator coinvolti sono 8, sempre che fanno parte di Astoi. Le macro aree sono 4, quindi macro aree parliamo di nazionale, quindi Italia, nord-est, nord-ovest, centro, sud e isole, e abbiamo 4 tipologie di vacanza: mare, monti, benessere, arte. Il 38% dei pacchetti è racchiuso nel sud e isole, seguito dal nord-est con 32, dal 16 del centro e dal nord-ovest 14. Se vediamo invece per macro area geografica, vediamo che in sud e in isole abbiamo il 77% dei pacchetti rappresentato dal mare, come è intuibile. E stesso discorso nel nord-est dei monti 72% e nord-ovest 83%. Nel centro invece i pacchetti sono un po' distribuiti, anche se quelli che rappresentano di più è sicuramente lo strato arte. Da notare che nello strato sud e isolo abbiamo 0% per i pacchetti monti e stesso discorso nello strato nord-ovest, 0% per lo strato arte. Questo non significa che non ci siano città d'arte o non ci siano montagne, ma semplicemente non abbiamo trovato tour operator che offrono per queste macro aree geografiche questa tipologia di vacanza. Allora entriamo nel merito della rilevazione. La rilevazione sia per internazionale che nazionale viene effettuata tramite la consultazione mensile delle listine dei cataloghi dei tour operator coinvolti. Io ho riportato qua 3 esempi di listini diversi. I listini sono molto variegati tra di loro, anche perché il prezzo finale è un mix di informazione. Noi consideriamo le spese di apertura pratica, il tipo vacanza, il trasporto che può essere la nave, l'aereo, il pullman, eventi particolari, eventi obbligatori in base ai periodi e alle festività dell'anno, come il cenone di Natale, Ferragosto e così via. Quindi l'informazione da racchiudere all'interno della rilevazione è molto complessa e non è così automatica. Poi tanti cataloghi, come si evidenzia questa immagine qua a destra, hanno il periodo di validità dei prezzi anche validi per alcuni giorni, quindi possiamo ritrovare un prezzo mensile spacchettato anche in 20 periodi. Questo significa che moltiplicato per 282 pacchetti internazionali, 126 pacchetti nazionali, il lavoro da registrare mensilmente è un lavoro molto grande. Allora, da questa grande mole di informazioni da registrare si è pensato di lo scopo del laboratorio, ed entriamo subito in merito. Quindi lo scopo del laboratorio è quello di fare il confronto tra le tecnologie di web scraping per l'acquisizione di questi prezzi, considerando però 4 campioni, i 2 fissi, quindi quello per i pacchetti internazionali e quello per i pacchetti nazionali, 2 variabili. Questi variabili formati dei last minute. Perché last minute? Perché nel manuale metodologico del 2018 Eurostat suggeriva in una raccomandazione che se i prezzi registrati con anticipo e se venivano considerata anche la quota di spesa del last minute poteva essere considerato come voce aggiuntiva. Siccome nei campioni tradizionali della produzione i last minute venivano esclusi, quale meglio occasione poter sperimentare l'acquisizione di questi prezzi all'interno del laboratorio. Quindi l'idea del laboratorio ruota attorno a 4 parole: confronto, sperimentazione, utilizzo e innovazione. Il confronto tra le tecnologie, la sperimentazione di indici per questi pacchetti nazionali e internazionali, l'utilizzo del web scraping e l'innovazione. Molto laboriosa, diciamo, la rilevazione manuale sostituita con quella del web scraping. Quali sono i risultati attesi?
sicuramente la scelta della tecnologia del web scraping e poi l'inclusione del processo produttivo. Questo porterebbe a ottimizzare i tempi della rilevazione con una consultazione più semplice, ampliare il campo di osservazione e migliorare la rappresentatività considerando anche l'offerta della last minute, ottenendo così una misura più accurata della stima dell'inflazione per questi servizi turistici. La parte informatica Riccardo Giannini, che si è occupato del software e macros, e Massimiliano Amarone, che ha utilizzato le API. E di seguito qua abbiamo una slide formata da Riccardo Giannini, che io non entrerò in merito, è il prototipo di Macros che utilizza un browser, il browser utilizzato è Mozilla, quindi servono dei file di testo, di input che rilascia allo stesso modo dei file di testo, e questo è il prototipo creato da Massimiliano Amarone. Anche qua non entrerò più di tanto in merito. E abbiamo quindi tre processi: la scansione, la lettura dei file e poi il salvataggio dei dati in database. I risultati conseguiti da questo laboratorio. Allora, abbiamo visto che per il campione fisso è stato impossibile catturare prezzi tramite web scraping, questo per la grande quantità di informazione presente nei listini, perché sono pubblicati o come PDF o come immagini, quindi richiederebbero una continua manutenzione dal punto di vista informatico. Invece per i prezzi last minute la scelta è risultata ottimale. I dati sono stati raccolti da luglio 2020 a ottobre 2021 e selezionati in un database Oracle in due file distinti, last minute ed offerte. Le quotazioni, visto anche il periodo, sono incoraggianti. Vediamo che i tour operator coinvolti sono stati 10, le destinazioni per l'Italia erano sicuramente lo strato sud delle isole e per l'estero il mare, quindi Egitto e Grecia. È stata effettuata una sperimentazione perché sono stati costruiti gli indici di Lasper a base di calcolo luglio 2020 e questa sperimentazione, questi indici ci incoraggiano perché rispecchiano la tipicità tipica dei pacchetti vacanza influenzati dalla stagionalità del periodo. Per quanto riguarda il confronto tra le due tecnologie, come ho detto, per i cataloghi fissi entrambi ci sono queste difficoltà e per invece il campione variabile hanno ottenuto entrambi il risultato, però tra le due tecnologie c'è una differenza che non è di poco conto, in quanto la tecnologia macros predispone prima della creazione di ogni macro la predisposizione di un file di input da aggiornare ad ogni lancio e quindi una manutenzione maggiore rispetto alla tecnologia Java, che può catturare anche tutti i giorni i prezzi considerando il file iniziale, riuscendo a catturare una grande quantità di informazione con uno sforzo veramente minimo. Inoltre è stato evidenziato, questo progetto analizzato durante la pandemia mondiale del Covid-19, ha messo in evidenza che i prezzi erano disponibili dagli acquirenti, però non erano acquistabili perché c'erano le chiusure non solo in Italia ma anche nei vari paesi. Alcuni richiedevano il Green Pass, altri paesi non facevano proprio entrare le persone non residenti. Al contrario, abbiamo visto invece che questa rilevazione effettuata con il web scraping dei prezzi last minute, i prezzi proposti erano solo quelli dove non c'erano vincoli, quindi anche questo è un fattore molto importante. Infine, devo dire che questo progetto da svariati mesi rappresenta il punto di partenza per ulteriori studi all'interno del servizio. Quindi il lavoro effettuato nel laboratorio non è rimasto un lavoro a sé stante, ma rappresenta il primo passo per la creazione e migliorare questi tipi di aggregati. E io ho concluso, grazie a tutti per l'attenzione, e passo la parola al direttore Orietta Luzzi. Grazie.
Grazie molte e buongiorno a tutti. Siamo andati un po' lunghi, come vedete, rispetto all'agenda che era stata pianificata, per cui purtroppo temo che dobbiamo rinunciare alla parte di discussione e quindi avviarci direttamente alle conclusioni. È stata una mattinata impegnativa, devo dire, seguire tutti questi progetti che avrebbero meritato un tempo ben più lungo di presentazione rispetto a quello che era possibile dedicare loro, però secondo me questo seminario è stato lo stesso molto importante perché è un modo fondamentale per condividere internamente le attività e i risultati di ricerca e innovazione che si svolgono all'interno dell'istituto, ma che spesso è difficile fare emergere. Questa del laboratorio innovazione è una possibilità che abbiamo come istituto. E come è stato detto, il laboratorio innovazione è una delle infrastrutture per la ricerca che l'Istat si è dato proprio per far emergere e poter anche monitorare gli investimenti che si fanno in ricerca e innovazione nei vari settori dell'istituto. Uno strumento efficace, come abbiamo visto, perché sono state messe a disposizione dei colleghi che poi hanno avuto approvate le loro idee e i loro progetti una serie di strumenti, piattaforme e supporto che ha consentito loro di portare avanti dei progetti che poi, come abbiamo visto, sono progetti di ricerca che emergono da esigenze interne, esigenze che riguardano il supporto o l'esigenza di rendere più efficienti e meno costosi i processi di produzione, anche in risposta per esempio all'evoluzione dei regolamenti, ma che sono investimenti che, come avete visto, sono perfettamente in linea a quelle che sono le tendenze di ricerca anche nel contesto europeo internazionale, in particolare con riferimento alle metodologie, alle tecnologie per l'uso delle nuove fonti di tipo big, di tipo open, con tutte le implicazioni appunto a livello non solo algoritmico, metodologico e tematico, ma anche appunto con riferimento alle soluzioni IT, alle tematiche di costo per l'acquisizione, eventuali costi per l'acquisizione di queste fonti, le tematiche di sicurezza, input privacy, eccetera, eccetera. Sì. Io ho mirato molto i risultati ottenuti da questi dai colleghi che hanno presentato oggi, ma in generale dai colleghi che lavorano poi nei progetti di laboratorio, perché esiste, come sappiamo, un tema di sostenibilità della ricerca. Tutti voi siete impegnati nel garantire le attività di produzione corrente, quindi non è semplice poi ricavare spazio per attività di ricerca che poi, come abbiamo visto, però hanno un impatto potenziale o sostanziale sui processi di produzione corrente. Se poi queste attività implicano anche l'uso di piattaforme, soluzioni IT, eccetera, di tipo non standard, o comunque, come ci è stato ricordato all'inizio di questa mattinata, soluzioni IT maggiormente performanti rispetto a quelle che siamo abituati ad usare negli ambienti di produzione, allora al tema della sostenibilità si aggiunge anche un tema proprio di fattibilità operativa. Ecco, il laboratorio innovazione offre quindi non soltanto un luogo di collaborazione, come è stato ampiamente dimostrato anche guardando i team che hanno portato avanti e realizzato questi progetti, ma anche un luogo che fornisce un supporto a questo tipo di progetti e di esigenze. E quindi, in poche parole, i punti di forza del laboratorio sono supportare e rendere visibili le attività di ricerca e di innovazione in corso in istituto, consentire collaborazioni trasversali e attraverso questa via anche un aumento degli skill e delle competenze, anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza dei benefici, ma anche dei rischi connessi all'innovazione e a introdurre l'innovazione così importante, così profonda nei processi di produzione e poi ovviamente l'impatto sui processi correnti. Volevo richiamare a questo proposito un ulteriore sbocco che potrebbe essere dato ad alcuni di questi progetti che non entrano direttamente nei processi di produzione perché hanno bisogno poi di ulteriori magari attività di sperimentazione o di valutazione, che è quello delle statistiche sperimentali. Quindi invito tutti anche a valutare questa possibile fase intermedia fra l'attività di sperimentazione e quella di passaggio
nella produzione statistica. Naturalmente parlo per quei progetti che non sono già entrati, come abbiamo visto, in una fase già di produzione statistica. Punti da rafforzare sono stati menzionati già all'inizio dal direttore Fedeli e poi nel corso delle prime presentazioni: un'esigenza di maggiore apertura al mondo esterno. Abbiamo visto che ci sono state delle collaborazioni con il mondo accademico, con altri enti di ricerca. Questo è un fronte su cui possiamo ulteriormente investire, e l'importanza di mantenere il laboratorio innovazione come luogo fisico di incontro, che non è in contraddizione con il concetto di lavoro agile, ma è proprio una modalità, secondo me, quella di luogo fisico di valorizzazione di un tempo e di un luogo dedicati al lavoro di analisi e di sperimentazione fatta in collaborazione. Vedo una mano alzata, però non vedo chi l'ha alzata. Non so se c'è l'esigenza di un intervento, però... La mano alzata è del direttore Sandro Cruciani, a cui lasciamo la parola per la sua domanda. E poi ritorno io per un saluto a tutti. Sandro, scusami, ma non vedevo una lista molto lunga di partecipanti. Figura, scusa, so che non c'è tempo per discussione, me ne dispiaccio molto perché ho visto che tutti gli interventi erano molto interessanti e soprattutto... Mi compiaccio del fatto che quasi tutti avevano come comune denominatore il territorio, quindi, o comunque la produzione di statistica a base territoriale, quindi ovviamente avrei avuto molto da dire. Mi limito quindi pertanto a non fare un intervento specifico, ma semplicemente a ribadire e sottolineare quello che tu già correttamente hai detto, cioè che è vero che questo laboratorio è di specifico di innovazione, quindi diciamo possiamo anche come dire, allargarci e sperimentare cose che non hanno, diciamo che hanno una prospettiva futura molto più accentuata, però tutte le presentazioni sono state fatte hanno una ricaduta immediata su, o potrebbero avere una ricaduta immediata sulla produzione corrente. E soprattutto mi preoccupa, quindi chiaramente volevo stressare questo concetto, quindi chiederei a tutti gli autori che hanno promosso questi progetti e hanno ottenuto questi risultati di confrontarsi subito con coloro che stanno in produzione, perché se c'è qualcosa da aggiustare o comunque da ribadire, far ricadere sulla produzione corrente, io la leggo ovviamente anche in un'ottica di risparmio di risorse, no? Di risparmio di impegno di tutti, e che quindi rende tutti i lavori tutti più agevoli. Ma soprattutto, e qui scusate se lo dico, mi preoccupo molto di un possibile disallineamento tra produzione corrente, che ricordo è quella che sta sotto regolamento in statistica ufficiale, sotto PSN, insomma, diciamo, c'è tutto un impianto che voi conoscete benissimo della statistica ufficiale, e quindi mi preoccupo molto del fatto che potrebbero esserci disallineamenti non controllati. Quindi ribadisco l'invito ovviamente che ha fatto anche Orietta di confronto con l'area di produzione, e magari anche per aggiustare gli obiettivi e soprattutto vedere se c'è una possibile ricaduta sulla produzione corrente. Scusate, mi taccio. Non ti scusare, Sandro, anzi ti ringrazio per questo intervento, perché è un punto di vista fondamentale e secondo me è quello che hai sottolineato, l'importanza della condivisione interna, ma interna all'ISTAT, ma interna, come dicevi tu, ai settori di produzione. Non è un qualcosa che si può risolvere ovviamente nell'ambito di questo webinar, che è uno stimolo, però questo webinar, come vedi, può aprire a una maggiore condivisione, su cui poi andare avanti nella direzione che hai indicato tu. Quindi ti ringrazio per l'intervento. Questi progetti devono avere questa prospettiva e vengono selezionati proprio utilizzando anche come criterio, come è stato detto nell'intervento di Gerarda Grippo, il potenziale impatto sulla produzione statistica e quindi quanto effettivamente è probabile che
queste attività di ricerca proposte poi effettivamente possono entrare nei processi di produzione. E ecco, io mi fermerei qui, ringrazio i coordinatori delle strutture di governance della BIN, Gerarda Grippo, Enrico Orsini e Mario Magarò, e a tutte le persone che in DCM e in DCIT collaborano con loro. Ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato, lato comunicazione, direzione DCC e lato infrastrutture a supporto di questo webinar, quindi lato di CIT, grazie a tutti davvero per questa eccellente organizzazione e gestione del webinar. Ringrazio tutti i relatori per gli eccellenti progetti di ricerca, e non è un modo di dire, per aver valorizzato con il loro lavoro il laboratorio innovazione. Li ringrazio per le relazioni molto efficaci e che, come ho detto all'inizio, avrebbero sicuramente meritato maggiore spazio per la presentazione, ma ovviamente ci potranno essere anche altre iniziative locali per andare in approfondimento, e comunque loro immagino siano a disposizione per tutti coloro che vogliano fare ulteriori domande o chiedere maggiori informazioni. Ringrazio tutti voi per aver avuto pazienza e essere rimasti fino a quest'ora, e vi prego di considerare per il futuro il laboratorio innovazione per portare avanti le vostre idee di ricerca in occasione delle prossime call. Faccio un po' di pubblicità naturalmente a nome del DIRM, ma a nome di tutto l'istituto. Grazie a tutti, buon lavoro e a presto. Ciao a tutti, grazie.